Buonasera a tutti e benvenuti dall'Ordine Nazionale dei Biologi. Oggi il dottor Rossetto vi presenterà i disturbi dell'umore e del sonno, uno stretto legame tra psicologia e biologia. Ci saranno con noi ospiti il dottor Gianmario Migliaccio, che tra poco entrerà in studio, lo inviterò tra qualche secondo, la dottoressa Maria Paola Zampella, la dottoressa Maria Tavano e anche la psicologa, la dottoressa Laura Pedro. Parleremo dell'associazione tra biologia e quello che riguarda chiaramente la parte di psicologia. Ma quanto è importante il sonno? Quanto è importante nella nostra vita quotidiana il recupero, la parte iniziale della nostra giornata? Il futuro anche a livello mentale, quindi fondamentale il connubio tra le due. Chiaramente saranno tanti gli argomenti da trattare stasera e saranno chiaramente ospiti di grandissimo livello e grandi professionisti. Farà entrare il primo, in primis il dottor Gianmario Migliaccio, che presenterà chiaramente la prima parte, il sonno profondo verso la prestazione e il ruolo del nutrizionista. Buonasera dottore. Ciao Rudy, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Speriamo di non addormentarci insieme con questo argomento. Sì, infatti l'argomento è un po' particolare dal titolo, ma in verità poi è quello che ci rigenera forse, no? È quello che ci darà carica e energia, quindi farlo nel modo corretto, così come può essere un allenamento o lo stato nutrizionale, mi viene da dire, sarà altrettanto. Speriamo di sì, certo. Allora, io intanto faccio una giusta presentazione, seppur tantissimi di voi conoscono Gianmario Migliaccio, che ha oltre 200.000 follower, quindi sappiamo benissimo chi è un dottore di ricerca, è un biologo, ha una laurea magistrale sia in scienze della nutrizione, in scienze dello sport, ed è anche uno laureato in psicologia, quindi veramente a 360 gradi riesce a prendere questo argomento. È un grandissimo specialista di nutrizione e sport, è un divulgatore scientifico, e quindi chi meglio di lui ci può presentare questo argomento, che tra l'altro sta girando tutta Italia con questo argomento, quindi argomento molto molto importante e anche molto sentito in questo periodo, la parte del sonno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io lascerei direttamente la parola e andrei subito chiaramente al sodo con le sue slide, il suo intervento, e ricordiamo tutti che potrete postare le domande e verranno poste poi il dottor Migliaccio alla fine di questo intervento, quindi potete partire se vuole con le slide e la condivisione dello schermo. Lascio a lei e rimango fuori studio, ma sempre qui. Lascio a lei la scena. Benissimo, allora titolo della mia relazione: sonno profondo verso la prestazione, soprattutto in questo caso il ruolo del nutrizionista, anche se insomma so che stasera sono presenti tante persone magari di estrazione diversa, quindi cercherò di dare delle informazioni che ovviamente possano interessare a più persone. Io sono dottore di ricerca, ho già detto di che mi occupo, Rudy Rossetto, sono anche responsabile di ricerca e sviluppo del CONI Lombardia. Bene, allora, qual è l'argomento iniziale? Quando parliamo di sonno, noi effettivamente abbiamo una grande incomprensione. Cioè, sembra strano, una cosa così importante, così fondamentale, però se ci facciamo caso, in tutto il mondo, dai nostri amici, già solamente a partire dai detti, chi dorme non piglia pesci, cosa che magari ci veniva detta da quando eravamo bambini, però peccato che non funziona così, perlomeno le evidenze scientifiche dicono esattamente il contrario, cioè integrare il sonno è l'energia che vince, probabilmente è il più incredibile, impattante, integratore, efficace che si possa avere a costo zero, però peccato che non viene integrato assolutamente. Il parametro nel mondo del lavoro è proprio il contrario, cioè viene ritenuta la persona più efficace quella che dorme meno, quella che non perde tempo, quella che non si addormenta mai, quella che è sempre sveglia, eccetera. Grandi studi osservazionali hanno visto che ormai un terzo degli americani sono in privazione di sonno, concentrazione, attenzione e vigilanza sono compromessi, microsonni che arrivano durante la giornata, quindi microsonni diurni da 0,5 secondi a 15 secondi sono frequenti, e attenzione se questi microsonni arrivano in momenti importanti del nostro lavoro. Immaginate un pilota, un autista, ma anche un cardiochirurgo e altri professionisti, quanto può essere determinante e grave avere questi microsonni. E chiaramente aumentano anche i tempi di reazione con la sonnolenza e viene ridotta la risposta immunitaria. Parleremo quindi di tutte queste cose, ma iniziamo cercando di capire che cos'è il sonno. Quindi è diviso in due aree, non è tutto uguale, c'è una parte che viene chiamata REM, Rapid Eye Movement, cioè il rapido movimento degli occhi, e una fase non REM, che è tutto il resto. Come vedete, questo qui
un ipnogramma della polisonografia, che è il gold standard di riferimento. Troviamo in alto le onde alfa, che hanno una frequenza di 8-13 Hz, sono molto piccole e determinano lo stato dove siamo svegli. Poi entriamo in uno stadio N1, che è il primo livello proprio di ingresso nel sonno, e sono le onde teta da 4-8 Hz, che troveremo anche nel secondo livello, quel sonno leggero, N2, che però ha una caratteristica particolare, perché oltre alle onde teta ha questi spindle, questi fuochi d'artificio, che ci sono più dei complessi K, che guarda caso sono esattamente l'inizio delle onde delta, 1-4 Hz, che troviamo sotto, che sono quelle di sonno molto molto profondo, stadio N3. E poi abbiamo lo stadio REM. Come vedete sulla destra, proprio la parte del sonno, vediamo che il sonno ha dei cicli, che poi vediamo nel dettaglio più avanti, però che sono di circa 90-120 minuti. Nella prima parte della notte, quindi più o meno nella prima metà della notte, abbiamo prevalentemente il sonno N3, il sonno profondo. Nella seconda parte della notte, prevalentemente il sonno REM. Ma queste cose, insomma, le andremo a conoscere man mano. Se andiamo a vedere le fasi del sonno, come si sviluppano, quindi la veglia e il sonno, quindi entriamo dalla veglia nella fase N1, poi nella fase N2 del sonno leggero, nella fase N3 del sonno profondo, poi nella fase REM e poi nel sonno veglia. Come vedete in basso, in tutte le slide, metto le evidenze scientifiche, quindi se volete poi approfondire, fate una foto alla slide e magari andate a cercarvi il riferimento che ho scelto, tutti quelli che ci sono. Allora, questo modello delle fasi del sonno non è quello corretto, è quello teorico, perché poi effettivamente non funziona così la notte, funziona in un modo diverso, che è questa, che ho identificato nei cicli del sonno. Ovvero noi siamo svegli, entriamo nel fase N1, poi diventa N2 leggero, N3 profondo, ritorniamo, come vedete, circa 90-120 minuti, quindi N3 si ritorna leggero, poi si inizia questa fase REM, la prima, eccetera, eccetera, fino ad arrivare dopo circa 7, 8, 9 ore. Ricordiamo che la quantità di sonno ideale dalle evidenze scientifiche è in un range tra 7 e 9 ore. Significa che dipende dalla persona, dal cronotipo della persona. Molte persone dicono, ah sì, 8 ore va bene perché l'ho visto in televisione. Sì, ma quella è la media, cioè fra 7 e 9 la media. Però alcune persone hanno un cronotipo che, attenzione, è determinato quasi esclusivamente a livello genetico, quindi ci possiamo fare ben poco, che tendenzialmente ci chiede magari di arrivare verso le 9 ore ed altri a 7 ore. Ma nella fase adulta siamo su questo range, mentre nelle fasi dell'adolescenza e anche prima sono sicuramente molte più ore. Bene, però anche quello è un modello teorico, perché effettivamente non capita mai quello. Capita questo, purtroppo. Là, quanti di voi, ahimè, durante la notte, come dire, si svegliano, magari a qualcuno capita, scrivetemelo nella chat che riesco a vederla. Quindi capita che io arrivo in sonno leggero, N2, arrivo N3, N2, fase REM, e poi mi sveglio, quindi accendo la luce o meno, mi alzo, eccetera, e quindi poi riprende il sonno, ma purtroppo non riprende dove l'avevo lasciato, quindi non è che riprendo dalla fase N2, riprendo ancora dalla fase N1, perché mi sono svegliato e ritorno alla fase N1. Quindi poi ritorno in fase N2 e magari mi risveglio per un altro motivo, accendo di nuovo la luce e quindi via N1, eccetera. Come vedete, le cose cambiano tra, diciamo, la teoria e l'applicazione pratica. Quindi questi sono dei riferimenti che chiaramente vanno sia per nutrizionisti che anche per tutte le persone che stanno seguendo, ma anche chiaramente anche ai tecnici sportivi e così via. Dalila si sveglia spesso, più volte a notte, adesso vediamo un po' di fartelo passare questo problema. Allora, come vedete, frammentazione del sonno. Io vi parlo di, diciamo, motivi fisiologici e quindi per i quali possiamo assolutamente intervenire. Come vedete, questo cerchio prevede, allora, eventi vari. Chiaro, se il gatto, il cane arriva sul letto, vabbè, ci posso fare poco, lo terrò fuori dalla porta la prossima volta. Però andare in bagno, quante volte ci alziamo di notte per andare in bagno? Molti purtroppo lo fanno.
e altri invece per un motivo diverso, cioè per andare a bere, altri ancora per andare a mangiare. Ho lasciato il punto 4 in rosso perché non è proprio prettamente un motivo fisiologico, però sono tutti quegli altri elementi che possono farci capire che magari possiamo andare a risolvere un problema. Anche qui ho messo quali sono le evidenze scientifiche di questo. Questo è The Effect of Sleep Fragmentation on Daytime Function. Allora, quali sono i punti? Alla iperidratazione, quindi io mi sveglio per andare in bagno, allora potrebbe essere che siamo iperidratati. Allora, consiglio immediato evitare di assumere acqua libera, acqua insomma del rubinetto, acqua della bottiglia, dopo le 19. Sempre la quantità ottimale di idratazione per noi, che può essere 2 litri, 2 litri e mezzo o di più se facciamo sport, ma limitatamente, nel senso nella parte iniziale della giornata, ma non dopo le 19. Dopo le 19 il minimo indispensabile, ricordiamoci che in gran parte degli alimenti chiaramente è composta l'acqua, cioè l'acqua. Quindi questo, se come dire, usiamo questo accorgimento, già a partire dai primi 7-10 giorni riusciremo a ridurre questo motivo, uno, di andare in bagno. Secondo motivo invece siamo disidratati, quindi chiaramente verificare l'idratazione giornalmente, anche magari dando un occhio al colore delle urine, che devono essere sempre trasparenti e non gialline. Oppure 3, picco glicemico, quindi anche qui probabilmente abbiamo esagerato con gli zuccheri semplici a cena e quindi probabilmente abbiamo avuto un picco glicemico che poi ci ha dato anche un effetto di fame dopo qualche ora. E poi ho messo le apnee notturne. Allora, ripeto, non è proprio un argomento di fisiologia, però molte persone, come dire, hanno questo problema, non sanno di averlo, quindi ritengo che sia anche giusto parlarne, perché molte cose, guarda caso, interagiscono con la nostra salute generale, quindi perché non parlarne? Anche qui c'è una review molto importante di Lancet del 2014 che ha riportato queste cose. Noi abbiamo un respiro normale, quindi quando dormiamo, e abbiamo una parte di palato duro, una parte di palato molle, e quando invece c'è un'apnea ostruttiva significa che la parte di palato molle collassa e quindi blocca le vie aeree. E quindi solitamente noi non respiriamo più. Questo capita più spesso alle persone che russano, non solamente le persone che russano, ma molto di più le persone che russano. E il russare è molto legato a stati di sovrappeso, obesità. Quindi, come vedete, è sempre poi legato anche all'area del nutrizionista o del tecnico dello sport. Quali sono i rischi di apnea notturna non sottoposta a terapia medica? Quindi persone che magari non sanno di averla e non sono mai riferite al medico, e quindi pressione alta, diabete, problemi di concentrazione e memoria, salute mentale, depressione e arresto cardiaco. Come avviene l'apnea notturna? Abbiamo dei valori normali di sonno, quindi immaginiamo una persona ordinaria, chiaramente i valori sono personali, ognuno deve avere i suoi, ma mettiamo di notte 60 battiti di frequenza cardiaca e una saturazione d'ossigeno ottimale 98-99%. Che avviene quando andiamo in apnea proprio per 5, 10, 20 secondi, a volte anche di più, non si respira perché c'è un'occlusione della via aerea superiore e quindi si arriva ad una desaturazione e quindi si arriva anche ben sotto il 90% di saturazione d'ossigeno, anche verso le 80, in tempi anche abbastanza rapidi, ma questo produce, dopo un tot di secondi, quando il sistema nervoso si accorge di questa apnea, chiaramente un picco immediato, quindi una scarica immediata di adrenalina che fa aumentare il battito magari da 60 a 90 battiti, e qui si spiegano molte situazioni che non erano nei primi 3 casi che vi ho messo legati più alla nutrizione. Molte volte le persone si svegliano e non sanno perché, cioè rimangono, come dire, mi sono svegliato, non c'era il gatto, non ho sete, non devo andare in bagno, non ho fame, però mi sono svegliato e ok. Allora, se questa cosa capita spesso, rivolgetevi al medico. Se capita saltuariamente, è una cosa che probabilmente si può risolvere. In basso ho messo degli strumenti di automonitoraggio. Io devo dire, me li acquisto sempre per provarli, costano qualche centinaio di euro adesso, sono abbassati notevolmente i costi, e questo vi dà subito una indicazione se siete in una situazione un po' borderline, nel senso non è ancora patologica, ma tenetela sotto controllo. Ci possono essere varie cause, a volte anche solo il semplice cuscino, il materasso o un'altra situazione. Per cui, se avete questi casi, controllatelo, questo perché è importante. Poi andiamo alla pressione del sonno. Questo è un altro aspetto
assolutamente importante. Sono modello a due processi, come vedete c'è la riga nera continua che è il ritmo circadiano, che è il processo C, invece la riga sopra che vedete, quella tratteggiata, è il processo S, che è l'accumulo di adenosina. Allora che succede? Come vedete sotto è scritto veglia e sonno, quindi immaginiamo che noi dalle 7 del mattino fino alle 23 siamo in uno stato di veglia e quindi il nostro ritmo circadiano, la riga nera continua, ci sta dicendo ok, questo è giorno e poi man mano va verso la notte. Ok, invece in alto l'adenosina, che è una molecola che molti di voi conosceranno perché fa parte dell'ATP, adenosina trifosfato, si accumula nel corpo, soprattutto nel sistema nervoso, durante il giorno. Quindi man mano che noi andiamo avanti con le ore della veglia, accumuliamo questa adenosina. La quantità di adenosina produce questa pressione del sonno. Adesso spostiamoci sulla seconda parte del grafico, quella con i numerini. Come vedete, il punto 1 in basso è il minimo impulso di veglia, cioè il momento che il ritmo circadiano nostro, individuale, ci dice attenzione, da questo momento dovresti andare a dormire. Per alcuni alle 22, alcuni alle 23, alcuni alle 24, però è quello lì il punto. Bene. In quel momento, quindi il punto 2 in alto, è il maggior punto di pressione del sonno. Quindi abbiamo in quel momento un'alta separazione e quindi la maggior pressione di sonno. Il ritmo circadiano è regolato dalla melatonina prodotta dal nucleo soprachiasmatico del cervello, mentre l'adenosina determina appunto la pressione del sonno. Cosa succede? Che quando dormiamo esauriamo l'adenosina, quindi durante la notte noi ritorniamo a un livello basale di adenosina. Anche qui trovate la evidenza scientifica di riferimento. A quel punto le persone dicono sì, ma io non ho problemi, mi prendo un caffè. E qui già inizia il problema, nel senso che chiaramente un nutrizionista molte volte consiglia o meno un caffè o più caffè per vari motivi a seconda della dieta. E poi le persone normalmente lo fanno anche per altri motivi. Chi fa sport magari pensa e ritiene che magari il caffè possa, come dire, aumentare le risorse energetiche per noi stessi. Sì, no, senso che a volte sì, però vediamo che cosa combina poi il caffè, no? Allora, abbiamo due recettori dell'adenosina, come vediamo il recettore A1, che è quello che riguarda soprattutto il consolidamento del sonno, e il recettore A2A, che invece riguarda la fase di avvio del sonno. Quindi l'adenosina si lega con il recettore A1 o A2A e quindi durante la giornata questo legame crea un fattore sonnogeno endogeno. Ma cosa succede quando beviamo caffè? Succede questo, cioè la caffeina scalza il recettore di adenosina. Quindi, essendo molto simile chimicamente, andando a guardare la molecola, il recettore si può dire che è lo stesso. Questo meccanismo, quindi, fa in modo che la caffeina migliori la veglia. Abbiamo detto prima che l'adenosina crea la pressione di sonno, quindi se io scalzo dal 25 al 50% di adenosina e inserisco nello stesso recettore la caffeina, chiaramente mi sentirò più, come dire, più energico, più sveglio, perché ho ridotto la pressione del sonno. Ma c'è sempre un ma. Ci sono gli effetti indesiderati, perché questo legame caffeina con il recettore dell'adenosina non impedisce che nel mentre si continui ad accumulare adenosina, che però non trova spazio, quindi con i recettori, però si continua a accumulare nel cervello, nel sistema nervoso. Che succede? Che man mano che la caffeina sparirà, quindi l'emivita della caffeina circa 4-5 ore, quindi dimezzamento della caffeina, si ha questo fenomeno denominato caffeine crash, ovvero si liberano gli spazi dei recettori, però ho così tanta quantità di adenosina che la mia pressione in un tempo molto rapido sarà così esagerata che probabilmente molti di voi avranno avuto la situazione di dire oddio, sono così addormentato che no, stavolta un caffè non mi basta, me ne servirebbero due. È proprio questo il fenomeno del caffeine crash. Allora, cosa fare per ridurre la pressione di sonno durante la giornata? Togliamo la caffeina, proviamo un aspetto
più fisiologico, il power nap o il napping. Bene, allora vediamo un attimo che succede. Questo è lo stesso grafico di prima con dei cambiamenti. Quindi, come vedete, minore impulso di veglia e maggior pressione. No, faccio un napping. Il napping, ricordiamo che dura tra i 15 e i 20 minuti, non deve assolutamente durare oltre i 30 minuti, altrimenti quando vi risvegliate avete questa situazione di sleep inerzia, cioè siete un po' più rimbambiti, di sicuro non è proprio il momento di svegliarvi, quindi attenzione, sempre massimo 15-20 minuti. Che succede? Che in quel momento, come vedete nella parte destra del grafico, riduce l'adenosina, perché questi 15-20 minuti fanno scomparire un po' di adenosina, perché con il sonno si riduce la quantità. Quindi io riduco la pressione di sonno, quindi sono andato a dormire 15-20 minuti, magari alle 14, e sono ritornato magari alla pressione di sonno che avevo verso le 12. Wow, fantastico. Ma è un effetto simile alla caffeina, nel senso che mi fa rimanere sveglio, sempre che non vado a farlo tardi, perché se lo faccio dopo le 15, alle 16, e attenzione, io sto riducendo la pressione di sonno, poi che mi servirà per dormire. Quindi, ok, sono stato bene, magari alle 16 mi faccio il pisolino, mettiamolo così, il piccolo napping, il power nap, però poi non dormo di notte. Quindi anche queste cose vanno prese con un po' di attenzione. Oppure, insomma, anche qui aspetti che riguardano gli atleti o altro, ci facciamo un altro drink. Molte volte, insomma, con gli amici, normalmente le persone dicono, ah, sì, vabbè, però dai, una birra, una birretta, cosa vuoi che faccia? Dipende che cosa devi fare dopo. Vediamo gli effetti dell'alcol sul sonno. Qui ho messo in ordine colorato le fasi, quindi REM, N2 che sono leggero, N3 che sonno più profondo. Come vedete, il flusso di sonno va durante il giorno, primo, secondo, terzo ciclo, quindi più o meno la metà della notte, molto più di sonno profondo, e seconda fase, molto più di sonno REM. La riga tratteggiata, invece, è quello che capita con l'alcol. Come vedete, è tutto totalmente sballato, quindi non segue più il ritmo fisiologico il sonno, e cambiano delle cose importanti. L'alcol riduce il tempo per addormentarsi. Uno dice, fantastico, mi addormento prima. Attenzione, l'alcol è un sedativo, cioè siete sedati, non state dormendo. L'alcol sopprime la prima parte di sonno REM, questo è importantissimo, cioè nella prima parte di sonno voi non avete sonno REM. L'alcol incrementa la fase N3 nei primi cicli, quindi avete più sonno profondo nella prima metà, ma non avete più sonno REM. E l'alcol incrementa il sonno REM di rimbalzo in risposta alla privazione di sonno precedente, che si chiama REM rebound. Allora, questa cosa probabilmente a molti è capitata, nel senso che magari siccome nel sonno REM si sogna, non solo nel sonno REM, ma prevalentemente nel sonno REM, può capitare che fate dei sogni un po' strani, dei sogni che non riuscite a capire come succede, magari vi alzate anche un po' agitati. Questo perché il vostro organismo, siccome nella prima metà del sonno non ha fatto sonno REM, cerca di recuperare il tempo perso, però chiaramente non c'è più tempo, non ce la fa ed è tutto alterato. E questa situazione, chiaramente fatta una volta ogni tanto, da pochi problemi, se diventano costante, inizia ad avere problemi seri che vediamo tra pochi. Allora dice, cosa fare? Beh, intanto guardiamoci in giro. Intanto qualcuno che sta scrivendo si può rivedere, sì, rimarrà qui sul sito dell'Ordine Nazionale dei Biologi, per cui lo potrete rivedere tranquillamente. Allora, molte persone vanno, come dire, un po' a mode. Io mi ricordo che, insomma, quando ero piccolo era tutto giallo, io andavo a casa dei miei nonni, ma anche a casa mia, e tutte le lampadine erano gialle, quindi c'era una luce calda, quella che vedrete a sinistra. Ormai, in ultimi 10-15 anni, quando ci hanno detto, attenzione, quelle lì consumano troppo, e tutti hanno cambiato e hanno preso quelle bianche. Adesso a LED sono ancora più bianche, però che è successo? Che questo non è solamente un aspetto estetico, sì, ci siamo forse un po' fatti innamorare di questi ambienti molto bianchi e non gialli quando entro a casa, però che succede qui? E qui abbiamo sotto un'altra evidenza scientifica molto importante, The Effects of Blue Light Filtration on Sleep and Work Outcomes del 2021 su Journal Applied Physiology, molto molto importante, che ci fa vedere cosa succede con la luce fredda blu e chiaramente il sonno. Allora, abbiamo il nostro sistema nervoso centrale, quindi il nucleo soprachiasmatico e la ghiandola pineale che deputati poi al rilascio della melatonina, e
Però cosa avviene? Noi abbiamo dei luce LED che crea una alterazione al nostro sistema nervoso centrale, PC, tablet, smartphone, idem, e anche televisori, LED, OLED, eccetera, idem. Quindi noi siamo bersagliati da questa, quando ci alziamo la mattina, quando probabilmente spegniamo la luce del comodino. Che cosa accade allora? Fonti di emissione di luce blu fanno questo. La luce blu sopprime la produzione di melatonina. La luce blu non può produrre la melatonina, la ghiandola pineale non potrà quindi produrre melatonina. La melatonina a quel punto non potrà regolare il ciclo del sonno, il sonno è alterato e si crea privazione di sonno e ci sono tutti gli effetti collaterali dovuti a privazione del sonno. Ce la siamo andata a creare noi questa situazione. Quindi andiamo un attimino indietro e diciamo, ho capito come risolvo, ecco qua abbiamo la gamma delle luci, quindi normalmente le luci che noi andiamo a comprare, fateci caso, andate subito a vedere a quanto l'avete comprata, più o meno c'era scritto luce fredda, ma c'è l'indicazione in Kelvin. Solitamente tra i 4.000 e i 5.000, adesso le fanno anche fino ai 6.000, 7.000, perché sono ancora più belle, più sale e peggio è, mentre dovremmo scendere un po' e cambiare le nostre lampadine, perlomeno quelle, come dire, dall'ingresso in poi. Magari la cucina la possiamo lasciare ancora bianca, però la sala, per esempio la sala da pranzo, il bagno, la sala da letto, assolutamente, i corridoi vanno messe a lampadina a luce calda, quindi 2400-3000 Kelvin, è assolutamente importante, altrimenti la melatonina non si creerà, è inutile poi assumerla diversamente, perché la stiamo bloccando. Allora, abbiamo parlato prima di sonno REM e non REM, e quindi vediamo un po'. Stadio N1, quindi la parte iniziale del sonno, che è quella che ci porta dalla veglia al sonno, i muscoli si iniziano a rilassare, dura circa 5-10 minuti, per quello che noi dobbiamo fare un napping di massimo 15 minuti, perché facciamo l'N1 e una parte di N2, dove in N2, che è il sonno leggero, c'è una diminuzione della temperatura e della frequenza cardiaca, ci sono questi primi sleep spindles e dura circa 20 minuti. L'N3, che invece è il sonno più profondo, dove si ha un completo rilassamento muscolare, diminuzione della pressione del respiro, e dura tra i 20 e i 40 minuti. Quali sono le funzioni, soprattutto del sonno profondo? Questo è importante perché serve assolutamente a tutti. Danny sì, ci dice che anche le macchine ormai erano con luce gialla, ormai anche le macchine a luce bianca e LED. Il corpo in fase N3, quindi il sonno profondo, rilascia l'ormone della crescita, si attiva la sintesi proteica con la riparazione di tessuti, muscoli e ossa. Si ipotizza anche che in fase N3 si aiuta a regolare il metabolismo del glucosio, il funzionamento del sistema immunitario, il rilascio di ormoni e il consolidamento della memoria a lungo termine. Tutto questo avviene in stadio N3. Poi abbiamo lo stadio REM. Cosa succede? In questo momento c'è una maggiore attivazione della mente. Quando si vanno a prendere i grafici dell'elettroencefalogramma, si vede che il nostro sistema nervoso centrale, il cervello, scoppietta, termine che ovviamente non è per niente scientifico, ma rende l'idea, molto di più di quanto succeda quando siamo svegli. Quindi una maggiore attivazione della mente, ma c'è questo paradosso dove noi che facciamo dei sogni incredibili, ma il corpo rimane immobilizzato, paralizzato, meno male. Si potrebbero verificare i sogni, come abbiamo detto, però possono accadere anche negli altri stadi, e dura dai 10 ai 60 minuti. A che serve lo stadio REM? Quindi è importante capire se io sto deprimendo il sonno nella prima parte o nella seconda parte. Se sto deprimendo il sonno nella seconda parte, avrò dei problemi nelle funzioni cognitive, nella memoria, nell'apprendimento, nella creatività. Dovrebbe durare circa il 25% del sonno totale, così come il sonno profondo. Quindi, solitamente, se io perdo la prima parte, quella di sonno profondo, perderò, per esempio agli atleti serve il ripristino delle riserve energetiche, sintesi proteica, stimoli ormonali, consolidamento della memoria da breve a lungo termine, quindi assolutamente per le persone che studiano. Nello stadio REM invece tutte le funzioni cognitive, la capacità di ragionamento, la capacità di apprendimento, la capacità anche di apprendimento motore, attenzione, e la creatività, capacità di risolvere dei problemi che sono verificati magari nel lavoro. Tutto assolutamente fondamentale, ma non basta, anche stare meglio. Sistema immunitario, quindi quando parliamo di sonno e sistema immunitario, uno dice, vabbè, ma cosa vuoi che succeda se dormo un po' di meno? Beh,
vediamo che cosa succede. Là intanto, con un ottimo sonno, quindi nella parte fisiologica, quel 25% di sonno profondo e 25% di sonno REM, noi abbiamo una minore suscettibilità ai virus ed una maggiore efficacia vaccinale. Abbiamo dei cambiamenti dei parametri immunitari e formazione della memoria immunologica. Quindi abbiamo un equilibrio di citochine, un'aumentata proliferazione e attività delle cellule immunitarie, quindi il sistema immunitario reagisce in modo più efficace. Abbiamo una diminuzione del numero di leucociti nel sangue con una distribuzione ai linfonodi e ancora una promozione e coordinamento della migrazione di cellule T e cellule APC ai linfonodi. Quindi anche qui, come vedete, Sleep Immune Function su European Journal of Physiology del 2012. Dopodiché molte persone, insomma, mi dicono: no, ma io non ho problemi, dormo come un sasso. Veramente crediamo questo? Perché l'abbiamo detto prima, probabilmente anche qui non è esattamente. Allora andiamo a monitorarlo questo sonno. Ci sono dei fitness tracker di tutti i tipi. Ho messo una review del 2021, Performance 7 Consumer Sleep Tracking Devices, quindi comparati con la polisonografia, che è il gold standard, e in effetti nel 2021 si è visto che gran parte dei fitness tracker stanno diventando sempre più vicini al gold standard, non uguali al gold standard, ma sempre più vicini. Devo dire, tra le varie marche, Fitbit ed altri sembrano abbastanza accurati, il Garmin in questo studio un po' di meno. Comunque, cosa succede con i fitness tracker? Abbiamo una identificazione di tutto, quindi sono totale, tempo REM, tempo leggero, quello N2, tempo profondo N3, e chiaramente i momenti dove ci stiamo svegliando, quindi cercare di capire qual è il motivo. Allora, questi fitness tracker ci danno anche un'altra considerazione molto utile, che magari serve più magari lato atleti, ma anche nutrizionista potrebbe andare a interessarsi di questo, perché comunque è fisiologia a livello scientifico e universitario. Chi insegna fisiologia all'università ha un codice che si chiama Bio09, che è un'area della biologia. Allora, presiamo un sonno ad amaca, ovvero io parto più o meno con la mia frequenza cardiaca basale prima di addormentarmi, mettiamo 60-70 battiti, quello che è individuale, come vi ho detto, e poi man mano durante la notte la mia frequenza cardiaca media tende a scendere e magari ho una frequenza cardiaca molto più bassa, la più bassa, più o meno a metà della notte. Ok, ho una situazione di questo tipo, devo controllare se questa è la mia situazione fisiologica, ci sarà sempre, e la terrò presente. Oppure ho quest'altra situazione. Ad esempio, ho un battito molto accelerato nella prima parte della notte, magari fino alle 3, alle 4 del mattino, arriva a una frequenza più bassa per poi alzarsi verso il risveglio. Questo mi farebbe pensare, e infatti per quello che anche questo webinar dell'Ordine dei Biologi è legato anche agli aspetti psicologici, perché questo è un problema che è legato più alla mente, ovvero significa che il sistema nervoso simpatico, quello che ci dà lo stato di allerta, mi crea una eccitazione che continua. Allora questo lo devo risolvere con dei parametri di diverso tipo, più legati alla mindfulness, alla meditazione, alla respirazione. Io devo fare in modo di portare questo battito molto più giù rispetto al normale. Quindi anche questo lo devo tenere sotto controllo, perché un battito così alto non mi farà arrivare ad un sonno profondo di qualità nella prima parte della notte. Oppure questo, sonni alti e bassi, quindi sempre nel tracciato di fitness tracker vedo che la mia frequenza cardiaca si alza, si solleva, scende, eccetera. Questo chiaramente mi fa capire che mi sto svegliando, perché chiaramente ogni volta che io mi sveglio io aumento la mia frequenza cardiaca, quindi questo grafico mi farà capire che assolutamente avrò un sonno molto frammentato, molto basso di qualità. Oppure c'è quest'altra situazione che è tendenzialmente legata a persone che magari, come dire, hanno uno stato fisiologico perfetto, ma per vari motivi stanno accumulando fatica mentale o fatica fisica o momenti di overreaching non funzionale, magari legato ad allenamenti non corretti. Quindi la tendenza è regolare, ma quella attuale tende a salire, c'è cioè una media che man mano si solleva.
A quel punto dobbiamo fare un'anamnesi del sonno, quindi chiaramente iniziare a chiedere se si addormenti, ti addormenti entro le 23, ti svegli dopo le 7, ti svegli con la sveglia o senza, al risveglio hai ancora sonno, ti capita di svegliarti la notte, ti capita di addormentarti di giorno, ti capita di alzarti e di ricordare i sogni, ti capita di fare dei nap pomeridiani, ti capita di alzarti e di sentirti fuori posto con la testa, ti capita di sentire che ancora hai sonno, ti capita di portare lo smartphone a letto. Ecco, questo così come tante altre domande, ve ne ho messe solo alcune che solitamente faccio, vi danno già un'idea molto chiara di qual è lo stato attuale della persona. E quindi, per concludere, capiamo con la nutrizione che possiamo fare con il sonno. Anche qui c'è una review interessante del 2014, che è una Integrative Review of Sleep for Nutrition Professionals, proprio dedicata ai professionisti della nutrizione, cerca di capire se possiamo fare qualcosa. Allora, studi osservazionali hanno visto che il sonno è legato al sonno anche al peso. Contribuiscono, quindi sono limitato, a obesità e diabete, a una difficoltà a perdere il peso, a rischio sono più i maschi che le donne e anche dormire troppo è un problema. Oppure sonno e metabolismo del glucosio, quindi poco sonno è correlato a insulino resistenza, anche una ridotta sensibilità all'insulina e tolleranza al glucosio. E anche malattie come malattie cardiovascolari possono essere influenzate dal sonno. Ma anche poco sonno è stato associato ad una maggiore assunzione di cibi ricchi di grassi e zuccheri. Poco sonno ha una maggiore percentuale di calorie giornaliere assunte da grassi e snack, e anche poco sonno è associato a alimenti malsani. Sonno e dispendio calorico, anche in questo caso poco sonno porta a un aumento delle attività sedentarie, anche a un livello ridotto di attività vigorosa negli adulti, ad una diminuzione del metabolismo basale, e anche solo una notte di restrizione del sonno altera i livelli di attività fisica. Quindi cosa sono i suggerimenti per il biologo nutrizionista? Intanto portarsi a casa che nella anamnesi nutrizionale va fatta anche la promozione e la salute del sonno, perché chiaramente diventa un compito importante da fare sempre, e prevenire gli stati di sonnolenza diurna, che sono chiaramente a rischio per la persona, quindi per il cliente, e ancora raggiungere livelli ottimali di sonno N3-RM, che come abbiamo visto sono assolutamente legati allo stato di efficacia della persona, quindi nella propria stile di vita. Chiaramente con la nutrizione possiamo fare tanto, ma se non interveniamo col sonno possiamo fare ben poco. Questa parte qui è il ruolo del nutrizionista, ma se poi il professionista si rende conto, lo può fare anche un tecnico sportivo teoricamente, se con le competenze, ma in ogni caso quando ci rendiamo conto che la profilassi è tutta perfetta, l'igiene del sonno è perfetta, e allora abbiamo uno stato non fisiologico. Quindi in questo caso bisogna inviare ad uno specialista del sonno, medico specialista del sonno. Però attenzione, prima di arrivare a questa fase, quindi pensare che sia uno stato di insonnia, uno stato patologico, attenzione, c'è tanta, veramente tanta roba da fare. Vedrete che gran parte delle cose sono risolvibili con una giusta attenzione e consapevolezza da parte della persona, del cliente. Quindi spero di essere stato utile, sono stato nei tempi, 21:10, quindi mi avete dato 40 minuti, li ho fatti tutti, grazie, speriamo che sia stato utile, vi abbia trasmesso inizialmente, anche perché è un argomento molto vasto, per ogni slide devo starci 10 minuti, però l'importante di questo webinar era darvi la consapevolezza che il sonno è fondamentale ed è assolutamente trascuratissimo da tutti. Grazie dottor Migliaccio, seppur noi ci conosciamo bene e fa un po' effetto anche darci del lei con questa professionalità, però è doveroso perché l'argomento, il canale è questo, però veramente si conferma grande, grande professionista nell'esposizione, nelle slide, perché tra l'altro abbiamo chiesto di farle velocemente con il layout nuovo, e ringrazio anche per questa cortesia non del tutto scontata, quindi assolutamente grazie, e arrivano già delle domande, anche perché l'argomento era molto interessante, hanno aspettato e qualcuno invece ha già postato. Tra l'altro se possiamo magari mettere appunto a regia perfetto la domanda di Vincenzo D'Agrosa, che chiede: idratazione da alimenti, verdura, frutta eccetera, possono influire sui risvegli notturni per idratazione? Solitamente bevo pochi liquidi, ma puntualmente mi sveglio per bisogno fisiologico. Vuoi dirci qualcosa in merito?
Sì, allora, chiaramente come ho accennato prima, nell'alimentazione normale noi abbiamo acqua, chiaramente è un eccesso, chiaramente stiamo parlando di verdura, frutta che hanno tantissima acqua, quindi chiaramente incide. Allora ho consigliato che l'acqua, diciamo, della bottiglia, l'acqua libera, no? Almeno quella venga ridotta, perché quella è immediatamente disponibile e quindi magari a breve ti addormenti a mezzanotte, già alle 2 ti viene da svegliarti. Se invece lasci gran parte dell'acqua proveniente dagli alimenti, quest'effetto di pressione anche verso la vescica è molto più ridotto e quindi probabilmente riuscirai a risolvere. Se non dovessi risolvere, diminuisce ancora la percentuale di acqua libera. Devo dire che normalmente, anche se le persone di solito dicono sì, ma io mi sveglio, mi sono sempre svegliato, ok, ma hai sempre sbagliato, cioè non è che se l'hai sempre fatto tutta la vita è corretto, lo devi risolvere perché più importante la frammentazione del sonno, evitarla chiaramente. Ecco, dottor Migliaccio, una cosa su questo argomento, visto che si parlava tanto anche comunque di alcuni cibi, alimenti e verdure, molte volte anche l'insalata, no? Che viene mangiata magari assunta come contorno piuttosto che magari come antipasto, che viene digerita magari in un tratto intestinale piuttosto che nel tratto dello stomaco, potrebbe anche solo l'abbinamento o e il cibo assunto in un determinato momento del pasto variare anche questa situazione idrica e non solo anche quella della qualità di sonno? Allora, in questo caso mi sono soffermato sull'aspetto legato all'acqua, perché l'acqua è un fattore che ci porta a quell'interruzione di sonno, che probabilmente è anche quella più comune. Quindi in questo caso, certo, non posso dire di non mangiare verdure, io tra le due cose dico spostiamo l'acqua nella prima parte della giornata e continuiamo a assumere assolutamente le verdure e frutta, quello che c'è. E dopodiché dobbiamo bilanciare, è un aspetto molto, come dire, individuale e quindi chiaramente dobbiamo stare attenti a questo. Grazie mille. Allora, arriva una domanda dalla Spagna, se non sbaglio, tra l'altro. La durata Sì. del power nap deve essere uguale per chi non è uno sportivo? Sì, il power nap non è legato alla condizione, diciamo, energetica della persona, quindi è legato più alle fasi del sonno, che quelle non cambiano tra una persona attiva, inattiva, sportiva o non. Riguarda solamente i tempi, cioè noi il power nap deve stare nella fase N1, che abbiamo visto che può durare dai 5-10 minuti, e in una parte parziale di fase N2, che attenzione, dura dai 10-20 minuti. Quindi se noi stiamo nei 20 minuti, siamo sicuri che siamo ancora nella fase corretta. Se superiamo i 20 minuti andiamo in fase N3 e da lì non ci dovremmo svegliare per altri 60-90 minuti. Ottimo, grazie mille. Arriva anche un'altra domanda. Cosa succede nel second wind? Second wind, qui Nel l'inglese secondo diciamo. vento, intendi, ma questa è una fase però non è legato al sonno. Il secondo vento probabilmente ti stai riferendo ad un'altra azione che capita durante l'attività fisica quando noi entriamo in una fase di flow. Credo che ti riferisca a questo. Nel sonno non ho riferimenti su questo. C'era un'altra domanda che avevo visto sul Assolutamente. cortisolo, probabilmente. Sì. Sì, qualità profonda del sonno, cosa dicono le evidenze rispetto all'utilità di conoscere il livello di cortisolo battutino? Certo, il livello di cortisolo salivare a quel punto potrebbe essere utile, è difficile fare un test immediato. Adesso Andrea Baldini, farmacista, magari adesso non so se nelle farmacie esistono in questo momento dei test pratici. Molte volte, devo dire, la tecnologia aumenta, bisogna sempre stare sul pezzo. Sì, non ho messo nelle slide il cortisolo proprio perché ha bisogno di un'analisi specifica e quindi è difficile da monitorare. E lo metterò nelle prossime slide perché comunque il rapporto con il cortisolo è assolutamente importante. Grazie. Grazie a lei. Allora, Antonella Pagno chiede, cioè no, un'altra, scusate, ma è qua, sì, perfetto. Esistono farmaci in grado proprio di regolare la qualità di vita, qualità sonno? Mi stava accennando Allora, prima. cosa ti devo dire? Se lo chiedi al medico ti dice di sì, se lo chiedi a me ti dico sì, ma fai tutto il resto, nel senso che il farmaco che, e questo ovviamente non ho messo la slide, ma in altri corsi più approfonditi lo faccio, il farmaco anche lì, come per l'alcol, è nell'area dei sedativi. Quindi, come dire, se dovessi chiedere a una mia amica anestesista di farmi dormire, sì, mi farebbe dormire, ma non è sonno. Quindi sono due aspetti diversi. Chiaramente, per alcune persone che però sono in terapia, magari psichiatrica, e allora devono assumere determinati farmaci, ma non pensiamo che quel farmaco serve poi per il sonno fisiologico, perché non ha quell'effetto, ma neanche la melatonina presa liberamente ha quell'effetto. Quindi attenzione a come assumiamo le cose liberamente.
Ecco, questo, Gianmario, ci siamo confrontati spesso su questo argomento, anche perché quanto vengono consigliati, e spesso vengono consigliati integratori, lasciamo stare i farmaci che è la parte medica, noi come biologi perlomeno gli integratori, anche con troppa e grande tanta semplicità e facilità, forse magari appunto dettato anche dal momento, dal mercato anche, o dalle richieste dello stesso paziente che ci arrivano. Però cosa ne pensi sulla parte degli integratori? No, mi baso sempre sulle evidenze scientifiche. Non ho messo per esempio sulla melatonina gli studi che dimostrano che la quantità di melatonina esogena produce in certi casi, non per tutti, una diminuzione della fase di delay iniziale, quindi la fase di N1 si può ridurre, ma attenzione, non influisce sul sonno profondo, perché il nostro organismo la ritiene una molecola, che poi è un ormone, esogeno, quindi non è stato prodotto dal flusso ordinario, triptofano, 5-THC e serotonina, melatonina, ma è assunta direttamente come melatonina. In questo caso non è efficace. È utile nei casi di jet lag o jet lag sociale, ma con moderazione, magari ne parliamo in un altro webinar. Ok, grazie mille. Allora, Fabio Casson chiede: una ricerca scientifica ha dimostrato che i primi 20 minuti dopo aver bevuto un caffè avviene sonnolenza, ma poi ti tiene sveglio. Come? Sì, questo studio esiste, non l'ho messo perché chiaramente le persone altrimenti pensano che vada bene. Bisogna essere bravi, nel senso bisogna assumere, molte volte lo faccio, quindi prendi il caffè, poi immediatamente però devi fare il napping, perché se già inizi a perdere tempo hai perso quell'effetto, proprio perché abbiamo parlato prima dell'emivita, della caffeina a 4-5 ore, ma l'attivazione è intorno ai 20 minuti. Quindi chiaramente se io sfrutto questo momento, quindi prendo il caffè, faccio il napping, quando mi sveglio, massimo 20 minuti, c'è l'effetto della caffeina, ok, ho un'azione di rimbalzo, però vabbè, bisogna essere bravi. Perfetto, arrivano anche concretamente tantissimi complimenti e ringraziamenti. Gianmario, grazie per la tua presentazione ricca di spunti. Dalla tua presentazione porta a casa che il sonno ormai non sia più per gli atleti un marginal gain. Tra l'altro, appunto, sì, prima era ritenuto un piccolo miglioramento marginale, ormai gli studi degli ultimi 5-10 anni massimo ci fanno capire che non è proprio marginale per niente, è la base dell'energia. E tra l'altro tu come diciamo, referente anche del progetto per il CONI, che hai messo insieme tantissimi professionisti, se ne parla e tanto più spesso è sempre da valutare anche la pluridisciplinarità e l'attivazione di tutti i professionisti del settore. Tu hai un'esperienza multipla chiaramente per i tuoi studi e non è così semplice, e a volte invece è necessario confrontarsi proprio con gli specialisti vari per l'atleta, perché il benessere è sempre, poi se parliamo di sport, è quello dell'atleta. Ci arriva un appunto anche da Giulia Pagani, chiedeva appunto per il secondo vento, è quando si resiste al sonno e successivamente non si riesce più ad addormentare. Sì, su questo ho capito, adesso ti avevo confuso. Effettivamente non ho messo studi su questo perché c'è poca consistenza scientifica e quindi non si capisce quale sia esattamente il motivo. Purtroppo questo crea a livello psicologico, quindi non so se tu sei psicologa, è comunque l'area è più un'area psicologica molto probabilmente, quindi devo dire gli studi scientifici sono più verso l'area della psicologia, proprio perché a livello fisiologico non ci sarebbe il motivo. Però c'è poca consistenza scientifica, tant'è che review sistematiche o meta-analisi non ce ne sono. Però è un altro argomento che per chi poi non riesce più a prendere sonno crea preoccupazione, ansia e chiaramente, e poi oltretutto nella seconda parte del sonno compromettiamo il sonno REM, che come abbiamo visto è utilissimo. Ecco, tra l'altro successivamente avremo poi l'intervento anche della dottoressa Laura Pedro, che è una psicologa, e potrà magari dare un accenno anche su questo, e proprio per questo, come dicevamo, è importante l'abbinamento anche sulla parte professionale. Hai usato un termine particolare prima, igiene del sonno. Che cos'è? L'igiene del sonno sono tutte quelle azioni che noi dobbiamo portare a casa, ce ne sono una trentina almeno, non le ho messe perché per noi bisogna spiegare, ho messo alcune cose tra le quali la luce, l'eliminazione della luce ed altre situazioni, ma possono essere anche altre azioni da fare, ad esempio la riduzione della temperatura della camera, solitamente ne la portiamo a 24, 25, a volte anche 26 gradi, invece dovrebbe stare a 18 gradi, quindi sono delle situazioni che noi dovremmo andare a controllare, perché prima, ripeto, di andare a cercare il farmaco, la melatonina o l'integratore di turno, dovremmo andare a vedere se effettivamente noi tutte le regole le facciamo in modo corretto, così come ripartire tutte le azioni da fare. Sono almeno una trentina che solitamente forse ne facciamo due o tre. Ecco.
Grazie, arrivano ancora complimenti, sempre contenuti interessanti, di gran valore. E poi abbiamo anche un'altra domanda, un altro punto che arriva. A dirti che ho guardato i miei dati sul game e sul del sonno ed è vero, quando mi risveglio, senza apparente motivo, si era abbassato il Sì, PIL del minuto. allora c'è da dire che però i fitness tracker non hanno la validazione per la saturazione d'ossigeno, perché la saturazione d'ossigeno, per esempio questo qui è un pulsossimetro da dito, pur essendo diciamo economico, però è validato perché il raggio rosso è passante, cioè passa dalla parte superiore a quella inferiore e viene letto, mentre tutti i fitness tracker non hanno il raggio passante, ma hanno un rimbalzo, quindi non è validato. È vero che più o meno è simile, quindi ti dà un'indicazione, quindi alcuni fitness tracker anche a costo più basso ti dicono che effettivamente hai ridotto il respiro e hai una saturazione più bassa. Questo è un segnale perché se capita 2 o 3 volte la notte, insomma, capire cosa è successo. Se dovesse capitare di più, specialista del sonno perché diventa un problema di apnea notturna che può dare problemi a medio termine. Grazie mille. Arrivano ancora domande. Abbiamo tempo ancora per un paio di domande, poi passiamo anche al relatore successivo perché abbiamo ancora 3 interventi da affrontare. Bove Vincenzo chiede: visto l'impossibilità ormai di eliminare fonti di esposizione alla luce blu, quanto tempo di esposizione prima dell'inizio del sonno potrebbe ristabilire i No, livelli circadiani? lo capisco, ma sono da eliminare. Cioè, guarda, ormai devo dire, se ci fate caso, negli ultimi 5 anni, proprio perché lo studio più importante del blue light del 2015, quindi dal 2015 è stato accertato che le emissioni di luce blu interferiscono sulla melatonina, quindi gran parte anche delle luci LED, le prime, c'erano solo bianche, adesso le trovate anche gialle, quindi subito bisogna alterare tutto. Ma devo dire, gli smartphone ora, negli ultimi aggiornamenti, hanno la possibilità, elimina filtro blu e quindi diventa quel colore rossiccio. Il computer, io l'ho messo tutto in automatico e dalle 18 toglie la luce blu, lo schermo, la luce, e cioè, oggi ho luce bianca per fare il collegamento, ma altrimenti avrei solo luce gialla. Quindi comunque le abitudini le dobbiamo togliere, altrimenti la melatonina proprio cessa la produzione, quindi non c'è possibilità. Cessa. Da quel momento che spegni tutto, inizierà la produzione, ma sei in ritardo di 2 ore, per cui non abbiamo risolto il problema. Ecco, arriva una testimonianza anche da Andrea Baldini, che ha chiamato in causa prima la farmacista, concordo che il mercato degli integratori sopravvaluta l'induzione del sonno. Le evidenze dimostrano che sono praticamente inefficaci senza un confronto multidisciplinare. Sì, solo un Saluto. integratore senza aver fatto tutte le regole dell'igiene del sonno è assolutamente sbagliato. Un nutrizionista potrebbe dare una dieta più ricca di triptofano e quindi produrre in un modo endogeno la produzione di serotonina e poi melatonina, ma a livello, come dire, fisiologico normale. Quindi chiaramente anche lì controllare quel tipo di dieta notturna. E se poi non dovesse bastare, allora con il farmacista verificare una microdose di melatonina, 0,5 ad esempio. E allora può anche starci, ma prendere così melatonina di 2, 3, assolutamente non è consigliato, non è efficace. Ecco, anche Federica Concettini chiedeva appunto la melatonina può essere utile per i turnisti. Allora, per i turnisti, sono gran parte degli studi sul sonno sono fatti sui turnisti. Allora, è il jet lag sociale, quindi chiaramente è importante. La cosa che si è vista con le shift worker e i turnisti è che ci si abitua a questo range, quindi del flusso delle 8 ore che cambiano. Anche lì bisogna controllare. Prima monitorare con i fitness tracker, capire in quale momento del sonno sono più deficitario, quindi se è la fase N2 o la fase REM, e quindi cercare di intervenire su quello, perché potrebbe essere che la melatonina, che ricordo serve solo nella prima fase, ma io ho già un sonno profondo ideale, allora non ha senso, perché devo risolvere il sonno REM che è nella seconda parte. Però lascerò lo spazio ai colleghi, perché sennò. Ah, sì, solo un confronto volevo fare con te su questa cosa della nutrizione, no? E molte volte si dice appunto che il carboidrato concilia sonno, molti invece hanno la tendenza la sera di non mangiare carboidrati, specialmente sia per uno sportivo o meno, ma il carboidrato la sera concilia sonno? No, scusate, ho perso perché ho letto una domanda nel mentre Dicevo appunto che il carboidrato la sera, no? Il carboidrato la sera molte volte si evita, no? Ma sì, concilia il sonno, visto che. quando è associato, quindi a carboidrati alto indice glicemico, associato con proteine ricche di triptofano. In quel caso sì, concilia perché produce melatonina endogena, ma solo i carboidrati no.
Ok, perfetto, grazie mille. Ringraziamo, dottor Migliaccio, se vuole rispondere anche alle ultime due domande oppure se all'ultimo Sì, minuto. no, i filtri funzionano assolutamente, elimina il filtro. La luce gialla non crea problemi alla melatonina, la luce blu sì, quindi tutti i filtri che la nostra tecnologia ormai ci consente di fare, assolutamente sì. Poi fa un'altra domanda sul GABA, assolutamente sì, non l'ho messo nelle slide, ma la parte è molto complicata e quindi anche l'aspetto del GABA, io ho messo le cose più rilevanti. Più pratiche, ma ce ne sono almeno una dozzina di slide che ho dovuto togliere per Infatti semplificare. chiudo proprio con Vladimiro Barta che dice però ne faccia di più e possiamo dire che ne faremo di più e ne faremo molti di più, Gianmario, insieme di webinar. Grazie dell'invito, grazie a tutti. Grazie a te, grazie ancora dell'esposizione e grazie a tutti voi che ci state seguendo. Rimaniamo qui con appunto l'Ordine Nazionale dei Biologi e possiamo procedere anche con la prossima dottoressa che sarà di intervento, che è la dottoressa Maria Paola Zampella, che interverrà proprio anche su una parte molto molto interessante e particolare che riguarda il sonno, disturbi dell'umore tra nutrizione e disagio psichico, chiaramente senza scendere, visto che la collega è biologa, nella parte troppo psicologica, che poi invece vedremo anche con la dottoressa Perego successivamente. La dottoressa Zampella è una biologa nutrizionista, specialista in scienze dell'alimentazione, è una libera professionista e ha un ampio approccio alla nutrizione, anche su chiaramente tantissime parti di malattie come il Parkinson, anche infertilità, emicrania, disturbi, insomma, ha lavorato tanto, tanto a 360 gradi. E lascerei a lei la parola anche per le sue slide, quindi benvenuta intanto. Buonasera, grazie dottor Rossetto, benvenuti tutti quanti a questo webinar. È sempre un piacere poter dare il mio contributo all'Ordine dei Biologi per dare comunque testimonianza di quella che è la mia esperienza. Adesso non so se la regia proietta le slide. Ok, perfetto. Diciamo che sono partita da quella che è la casistica dei miei pazienti, che per assurdo, soprattutto negli ultimi 2 anni, anche per la questione legata al Covid, hanno visto aumentare le problematiche di disturbi dell'umore e disturbi del sonno che ha ampiamente e egregiamente trattato il dottor Migliaccio. Andiamo pure avanti. Ok, allora parleremo quindi di aspetti metabolici ormonali dei disturbi dell'umore, quello che è l'intervento nutrizionale nei fenomeni di disagio psichico e quello che può essere il ruolo dell'attività fisica e dell'approccio multidisciplinare. Allora, i disturbi dell'umore, giusto per fare una piccola introduzione, ma poi ve la spiegherà sicuramente meglio la dottoressa Perego, la nostra psicologa, sono un insieme di patologie molto differenti, una delle quali è caratterizzata da alcuni sintomi specifici, ma quello che li accomuna, come aspetto, quello che li accomuna è l'alterazione proprio del tono dell'umore, che va a creare un marcato disagio psicologico, e poi tutta una serie di problematiche, di comportamento e funzionamento e inserimento sociale e relazionale. Sono inseriti nel DSM-5, che è il manuale diagnostico dei disturbi mentali, e vengono suddivisi in due grandi macrocategorie, che poi vi spiegherà meglio la dottoressa Perego, con i disturbi depressivi e i disturbi bipolari. La frequenza con cui si manifestano i disturbi dell'umore nella popolazione generale è molto molto alta rispetto ad altre patologie, spesso vengono sottovalutati, in particolare il disturbo depressivo maggiore, quello il disturbo dell'umore più conosciuto e più diffuso, tanto è vero che si attesta intorno al 17%. A livello mondiale la depressione arriva a colpire circa 350 milioni di persone. E quello bipolare va a colpire dall'1 al 5% della popolazione. Quello che contraddistingue, che differenzia, che pone la differenza tra disturbo depressivo e disturbo bipolare è proprio il cambiamento del tono dell'umore da episodi maniacali o ipomaniacali. Andiamo pure avanti. Allora, io mi sono soffermata su alcune delle patologie che possono essere legate ai disturbi dell'umore, perché proprio come vi dicevo,
molti dei miei pazienti, soprattutto negli ultimi 2 anni, hanno cominciato a manifestare un disturbo dell'umore o un disturbo del sonno, nello specifico caso il disturbo dell'umore, in compresenza anche con altre patologie. Non è chiaro il legame causa-effetto tra i disturbi dell'umore e queste patologie, quindi ci sono tanti studi ancora in corso, però si è visto comunque un'evidenza, un legame tra aspetti metabolici, ormonali, nutrizionali, genetici, che ci parlerà poi la collega successivamente, e questi disturbi dell'umore. Soprattutto sono collegati a patologie cronico e neurodegenerative. Giustamente il dottor Rossetto citava i miei pazienti affetti da malattia di Parkinson, e loro spesso hanno un problema di disturbo dell'umore. E come vedete da questa immagine, ci sono tante componenti che vanno ad agire su quello che è la depressione, sul disturbo depressivo, sul comportamento e sul tono dell'umore. E come vedete ci sono tante condizioni patologiche o comunque errori di stile di vita che portano poi a una problematica dell'umore. Tutte le azioni che verranno poi poste nella gestione dei disturbi dell'umore hanno come ottica, come obiettivo finale, quello di mantenere, ripristinare, tendere a quello che è un benessere psicofisico, perché il concetto di benessere rientra a pieno titolo nel concetto di salute. Andiamo pure avanti. Allora, andiamo a vedere alcune delle patologie più maggiori collegate al disturbo depressivo. Solamente il diabete. C'è un'evidenza che la prevalenza della depressione è moderata, c'è un incremento moderato nei soggetti prediabetici, quindi con insulino resistenza, fino ad arrivare a una presenza nei soggetti diabetici. Per un'alterazione del metabolismo del glucosio, sia nei soggetti con diabete di tipo 1 che in soggetti con diabete di tipo 2, e arrivano, poi si parla anche in questa review del disturbo dell'ansia, che si manifesta anche nel 40% di questi pazienti. E comunque, soprattutto nei pazienti con diabete di tipo 2, vediamo veramente del 60% dello stato depressivo. Questo perché si va ad alterare, per lo stress cronico e lo stress ossidativo legato alla patologia, si va ad alterare tutto l'asse dell'ipotalamo, dell'ipofisi e di tutto il sistema nervoso centrale. Si determina anche un aumento dei livelli di cortisolo, che già citava anche il dottor Migliaccio, legati al sonno, e si favorisce anche nel disturbo depressivo, quindi c'è un circolo vizioso tra quello che è la condizione di diabete e la depressione, e non si riesce ancora a capire se sia presente, il tutto parte da l'uno o dall'altro, e in ogni caso entrambi si vanno a incrementare l'altra problematica patologica. E poi la presenza di un'alterazione del quadro glicemico stimola la produzione di citochine proinfiammatorie che vanno ulteriormente a causare stress ossidativo a livello cerebrale, quindi danneggiare quelle che è anche la sfera cerebrale, e di conseguenza a favorire lo stato depressivo. Andiamo pure avanti. Altri studi, come vedete, ci sono tantissimi di studi sul diabete di tipo 2, proprio per con legame anche dell'alterata glicemia nel lungo periodo, anche nell'arco di 3 mesi, come si può evidenziare a livello degli ematochimici dell'emoglobina di cata, come un'alterazione di questo valore, che è un indicatore di diabete, sia prodromico di una possibile insorgenza di depressione. E anche nei soggetti che manifestano un'alterata glicemia a digiuno c'è la tendenza, come vi dicevo prima, allo stato, a una condizione di possibile depressione. C'è poi assolutamente un cambio a livello di tessuto cerebrale con atrofia e cambio anche di quello che è il flusso ematico a livello cerebrale, che si riduce oppure aumenta, e di conseguenza non c'è più l'optimum a cui dovrebbe tendere l'organismo, e questo può dare sofferenza a livello cerebrale, scatenando anche la depressione. L'ultimo articolo dice che proprio c'è oltre ad esserci un danno multisistemico legato al diabete, proprio perché è una patologia multisistemica che ha
è proprio una patologia degenerativa, si tende a sottovalutare gli effetti negativi del diabete, anche la depressione può essere considerata una condizione che può derivare dal diabete oppure può essere prodromica del diabete, come vi dicevo prima. Andiamo avanti. Ci sono tanti di studi sul legame depressione, glicemia e diabete, addirittura anche nei congressi di neuropsicofarmacologia è stato affermato che il 17% delle persone che si ammalano di diabete sviluppa prima o poi depressione. Quindi sono tanti gli studi che vanno a ipotizzare una delle due cause. Ancora, come vi dicevo prima, la causa non è certa, ma il legame tra le due problematiche, tra le due patologie è estremamente forte. Consideriamo anche che poi la prevalenza della depressione investe, diciamo, 350 milioni di persone, capite, e quello che il diabete riguarda 400 milioni di persone, capite che il panorama di soggetti che possono avere questo duplice problema è molto molto ampio. E poi, come dicevo prima, ancora il discorso dell'atrofia cerebrale cognitiva, del declino cognitivo nel diabete, se consideriamo anche l'Alzheimer viene considerato molto spesso una forma di diabete di terzo tipo. Andiamo avanti. C'è un problema con le slide? Penso che riusciamo, dottoressa Zampella, a procedere adesso con l'avanzamento delle slide. Riusciamo ad andare avanti? Sì. Ci dica lei quando fermarsi, quando la regia deve fermare le slide. Ok, adesso penso sia stato un problema di connessione. Mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Ok, perfetto. Sì, era scomparso per un attimo la slide e quindi non capivo se era il mio problema di connessione. Ok, perfetto. Sì, perfetto, è giusto. Allora, c'è un fortissimo legame tra steatosi epatica e tra depressione e steatosi epatica, quindi sia la condizione di NAFLD, quindi quella che è la steatosi epatica di tipo non alcolico, che è la steatoepatite, la NASH, quindi la condizione peggiorativa e altamente infiammatoria, come manifestazione con un quadro depressivo nei soggetti che ne sono affetti, e anche tutto un cambiamento a livello cerebrale a causa di un accumulo dei lipidi a livello del fegato, che poi causano l'ipoinfiammazione, l'ipossidazione e ossidazione a livello cerebrale. Andiamo pure avanti. Dottoressa, la slide Sì, è andata avanti. ma no, non mi compare, quindi possiamo magari fare non più al schermo intero e così almeno. Ok, perfetto. Preferisco in questa modalità, così riesco a illustrarvi meglio. C'è un legame, anche in questo articolo si parla del legame tra patologia cronica a livello epatico e danni a livello cerebrale, e come l'azione magari positiva invece degli acidi grassi polinsaturi vada a migliorare il quadro della steatosi epatica. Andiamo pure avanti. Anche in questa slide vediamo come ci sia una differenza a livello delle condizioni del tessuto del fegato quando inizia a infiltrarsi il grasso, quindi a diventare brillante, come lo ricordiamo, come viene spesso definito fegato brillante nella steatosi epatica, di come ci siano tanti fattori che possano andare a determinare la steatosi epatica e
a sua volta determinare depressione o prima scatenare depressione e con un comportamento, uno stile di vita che diventa peggiorativo per effetto della depressione, andare a portare a un incremento e un peggioramento di una condizione già patologica del fegato. Andiamo pure avanti. Su questo passiamo oltre perché comunque è un chiarimento. Come vedete, questa è la condizione di steatosi epatica, come si verifica, quindi queste goccioline di grasso e di tessuto adiposo che vanno a infiltrarsi nel fegato, e come il fegato, essendo comunque anche un organo deputato alla disintossicazione, comunque, come ricordiamo, anche organo motore, che è collegato anche nella gestione metabolica e di tutte le sostanze ad azione farmacologica, quindi come ci sia un doppio legame con il nostro sistema nervoso centrale e a sua volta con tutto il circolo sistemico. Andiamo più avanti. Patologie cardiovascolari. Ci sono una serie di studi, tra cui anche quelli svolti presso il Centro Cardiologico Monzino e altri centri deputati alla gestione delle patologie cardiologiche, che vanno a dimostrare come le malattie coronariche, tutte le malattie che determinano un'alterazione della funzionalità cardiovascolare, quindi anche l'ipertensione, possano essere collegate e peggiorate da un quadro depressivo o a sua volta portare ad un quadro depressivo, per effetto comunque di una serie di anche a volte per effetto anche degli stessi farmaci che si utilizzano nel trattamento di queste patologie. E a volte l'utilizzo di farmaci legati al trattamento della depressione può scatenare problematiche a livello invece cardiovascolare, oltre che problematiche metaboliche, come vedevamo prima. Andiamo pure avanti. Questo è ancora un chiarimento di quello che ci sia un circolo vizioso tra depressione e patologie cardiovascolari, e che ci sia un'intrigante relazione, come viene definita qui, tra patologie coronariche e disordini mentali inteso in senso lato, in senso più ampio, quindi non solo depressione, non solo disturbo bipolare, ma tutta un'altra serie di disturbi, cioè di disordine del quadro psichico. Andiamo anche avanti. Allora, un argomento che mi è molto a cuore, perché seguo tante persone, tante donne con problematiche di ovaio policistico. Se consideriamo che la sindrome dell'ovaio policistico è considerata la sindrome metabolica della donna in età fertile e abbia un legame comunque anche con quello che è l'alterazione del quadro glicemico, vedete come ci sia uno stretto legame tra l'alterazione della funzionalità ovarica legata a una policistosi ovarica e un quadro depressivo. Questo può essere legato anche a una serie di componenti di natura comportamentale legata a quelle che sono delle complicanze che sono associate all'ovaio policistico, quindi quello che è l'istriottismo, l'infertilità, difficoltà a perdere peso, che scatenano l'ennesimo circolo vizioso in questi pazienti. E quindi vanno a scatenare o a peggiorare un quadro depressivo già presente. Andiamo pure avanti. E come vedete anche qui ci sono anche praticamente una serie di studi che vanno proprio a esplorare quello che potrebbe essere la concausa. In questo caso avrei bisogno di aumentare un attimo la dimensione della slide, se possibile, per illustrare l'immagine. Ok, quindi ci sia in questa slide vedete come anche gli ormoni legati al ciclo femminile incidano tantissimo su quello che è lo stato depressivo, come poi possiamo vedere anche nel ciclo nel comune andamento del ciclo mensuale, ma in quel caso lì il calo dell'umore è temporaneo ed è fisiologico, quindi non lo inseriamo in un quadro depressivo. Andiamo anche avanti. Come non parlare di patologie tiroidee? In questo caso consideriamo principalmente il morbo di Graves, che è una forma di ipertiroidismo che è legata alla produzione anomala di anticorpi contro la stessa ghiandola tiroidea, e quindi causando ipertiroidismo, e questo ipertiroidismo
causa anche tutta una serie di problematiche, di scompensi a livello metabolico e anche dello stesso, del discorso, dello stesso sonno, come sottolineava il dottor Migliaccio, e di conseguenza anche queste situazioni di disagio che il soggetto vive possono andare a peggiorare un quadro depressivo o scatenare nel tempo, per il disagio che la persona vive, una situazione di depressione. Andiamo pure avanti. Ci sono la stessa, come nel caso del morbo di Graves, anche nel caso delle patologie autoimmune, la tiroide, quindi le tiroiditi autoimmune, si può verificare una situazione di depressione. Infatti, come dice la conclusione di questa review, quindi vi ho portato tutti gli studi che poi ho una bibliografia, eventualmente potete anche chiederla e la farò scorrere lentamente affinché possiate eventualmente fare una foto per andare poi a cercare informazioni. La conclusione di questa review va a indicare come la tiroidite autoimmune è spesso associata con problematiche di depressione e poi anche problematiche di ansia. E se consideriamo che l'iperidismo colpisce almeno il 5% delle persone, comunque sono tante piccole percentuali di patologie che sommate fanno grandissime percentuali, quindi un'ampia popolazione, come dicevamo, 300 milioni, da dove arrivano, ma arrivano da questo. Ok, andiamo avanti. Come ci accettava il dottor Migliaccio, c'è un problema anche legato ai livelli di cortisolo. La depressione maggiore sembra avere un'azione, l'esposizione allo stress intenso e può causare un innalzamento dei livelli di cortisolo e questo andare a alterare la plasticità neuronale e di conseguenza indurre problematiche depressive, ma si è visto anche che i bassi livelli di cortisolo possono essere collegati a un quadro depressivo. È sì l'ormone che principalmente è associata al quadro depressivo per la sua il suo intervento nella regolazione o disregolazione dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene e di conseguenza quello che è il danno a livello neuronale. Però dobbiamo fare attenzione, spesso è un ormone che non viene considerato e spesso non viene neanche chiesto nella valutazione degli ematochimici. Quindi quello che io chiedo magari ai pazienti, che stimolo, che lascio il dubbio, beneficio del dubbio, di eventualmente di andare a valutare i livelli della cortisolemia, possibilmente al mattino e poi anche postprandiale. Andiamo avanti. E poi un altro tema a me caro, perché avendo tanti pazienti con problematiche di emicrania, ho potuto riscontrare che c'è uno stretto legame tra queste due patologie, che una alimenta l'altra. L'emicrania viene spesso gestita con dei piani alimentari di tipo diverso da quelli del Mediterraneo, servono rispondenti ai farmaci, ma l'altra. In altri soggetti l'adozione di meccanismi di correzione non farmacologici legati magari all'aumento dei livelli di attività fisica o la riduzione dei livelli di attività fisica, la correzione alimentare, possono determinare un miglioramento del quadro emicranico e di conseguenza anche un miglioramento del quadro depressivo. In letteratura si stima che ci sia una prevalenza del 14% di emicrania che può peggiorare, può aumentare come frequenza circa 27% nell'età puberale, con anche, che va un pochino di pari passo con il discorso della cefalea, e quindi andiamo al 14%. Quindi capite che se il legame è molto forte, perché con l'emicrania anche la depressione può svilupparsi tantissimo in questi soggetti. Come dice questo studio, c'è addirittura un aumento di circa due volte, nel caso di emicrania, di sviluppo, un aumento di due volte dello sviluppo di depressione. Andiamo avanti. Giusto per portarvi qualche altro studio, in questo caso si sottolinea ancora la comorbidità tra emicrania e depressione, capite come anche in questo caso viene sottolineato quello che è il circolo vizioso,
perché l'emicrania può essere legata anche a problematiche di tipo genetico, però su questo magari non possiamo agire, ma su tutti gli altri aspetti noi possiamo agire a partire anche dal tono dell'umore con un approccio sempre di tipo multidisciplinare. E poi considerate anche che ci possono essere problematiche legate agli ormoni sessuali, come vi facevo vedere prima, e quindi capire se c'è un'alterazione anche di questi ormoni che possono scatenare emicrania, magari con una frequenza maggiore rispetto a quello che è uno standard di vita ottimale, una qualità della vita. Andiamo avanti. E poi un altro grande problema è depressione e obesità. Ci sono una serie di studi longitudinali, di review sistematiche, che vanno a sottolineare il legame tra obesità e depressione in non solo nei soggetti adulti, ma anche in età adolescenziale e nei bambini. Perché il discorso è sempre quello: un soggetto adulto ha un aumento del tessuto adiposo, che è proprio l'emblema classico delle condizioni di obesità, di conseguenza il tessuto adiposo noi lo dovremmo considerare, ed è ormai considerato, un organo neuroendocrino, quindi produce citochine di tipo infiammatorio e comunque che vanno ad agire non solo a livello del circolo sistemico, ma anche a livello dell'asse cerebrale, causando un aumento dello stress ossidativo a livello anche dell'asse cerebrale, e di conseguenza questo stress ossidativo va a cambiare la plasticità neuronale, ad allentare quelli che sono i legami anche a livello neuronale, e di conseguenza può scatenare depressione o indurre depressione, peggiorare uno stato depressivo o comunque latente che poi si manifesta in tutta la sua complessità. Andiamo avanti. Anche qui, come vedete, viene illustrato anche meglio, perché vedete come quello che è il legame tra tessuto adiposo e la produzione di citochine infiammatorie e l'azione a livello cerebrale, che è un parallelismo tra sindrome metabolica e depressione maggiore, come giustamente vi dicevo prima. Quindi in questo caso non ho citato singolarmente la sindrome metabolica, perché rientra un po' diciamo che è un corollario, chiamata sindrome X, e quindi va a racchiudere tutte quelle problematiche che vi ho citato poco fa. Andiamo avanti. E poi microbiota intestinale, di questo poi vi spiegherà meglio sicuramente la dottoressa Tavano, però il famoso asse brain gut skin c'è, ormai attestato, e si va a evidenziare come lo stress psicologico causi una risposta infiammatoria a livello del gastroenterico, alterando la permeabilità intestinale, quindi allentando i legami delle tight junction, di conseguenza facendo sì che non ci sia un corretto ricircolo della serotonina, con una gestione alterata a livello del sistema nervoso centrale, e questo può scatenare depressione. E se consideriamo, io amo definire l'intestino il primo cervello, non il secondo cervello, se abbiamo una problematica a livello intestinale legata a una disbiosi intestinale che può avere varie manifestazioni, è più facile che il soggetto poi presenti un quadro depressivo, anche perché una disbiosi intestinale o una malattia del tratto gastroenterico determina un cambiamento della qualità della vita, di conseguenza questo a sua volta va a peggiorare quello che è il quadro depressivo. E sempre c'è un legame anche con l'ormone corticoide e con il cortisolo. Andiamo avanti. Anche qui vedete proprio il legame tra le patologie, l'IBS, quindi tutte le patologie del tratto gastroenterico e il sistema nervoso centrale, con tutte sono due frecce a doppia direzione, quindi uno va a influenzare l'altro. Anche le problematiche di iperglicemia, di steatosi epatica vanno ad agire negativamente sul tratto gastroenterico, scatenando tutta una serie di altre problematiche. Andiamo avanti. Allora, anche qui vi riporto ulteriori studi sulla
sul tratto gastroenterico e sul legame con patologie, in particolare disturbo dello spettro autistico, per effetto di un liposaccaride che va ad agire negativamente sul sistema nervoso centrale, e poi quello si va a sottolineare ancora con queste revi. Ci sono tante revi che vanno a evidenziare questo legame, e sia nella sfera dell'autismo sia nel caso della depressione. E se dobbiamo anche considerare che negli ultimi 30 anni la prevalenza delle malattie del tratto gastroenterico è aumentata dell'85%, quindi legata allo stile di vita, all'assunzione eccessiva di farmaci, di antibiotici, di integratori, un'alimentazione scorretta, e di conseguenza abbiamo un ampio panorama di soggetti che possono sviluppare una situazione di depressione. E i probiotici possono dare una mano nella gestione, così come alcuni macro e micronutrienti possono dare una mano nella gestione di queste problematiche. E veniamo alla malattia di Parkinson, in cui le stime parlano di almeno 500.000 di soggetti con malattia di Parkinson, una delle manifestazioni, o meglio, i neurologi la definiscono uno degli elementi prodromici, quindi a volte anticipatori di quella che è la patologia di Parkinson, così come la stanchezza o delle patologie gastrointestinali, la depressione si manifesta spesso molti anni prima rispetto alla vera insorgenza, alla manifestazione, diciamo, con segni e sintomi della patologia. E i soggetti che magari hanno anche disturbi del sonno, quindi risvegli, urla notturne, incubi ripetuti e depressione, e poi manifestano patologia di Parkinson, facendo un quadro a ritroso riescono a capire che il problema era sorto anni prima, ma che non era stato comunque valutato adeguatamente. E poi anche c'è un legame Parkinson-intestino, perché c'è una serie di studi sulla presenza dei corpi di Lewy, che sono caratteristici della malattia di Parkinson, a livello intestinale, quindi capire se l'origine della malattia di Parkinson sia anche di natura intestinale e non solo di natura neurologica, o anche di natura ambientale. Vi ricordo che ci può essere un aumento della frequenza della patologia di Parkinson in soggetti che vivono in aree dove possono esserci pesticidi o sostanze altamente inquinanti. Andiamo avanti. Come vedete, nella malattia di Parkinson si vanno ad alterare comunque tutta una serie di meccanismi di trasmissione dell'impulso nervoso, non solo del movimento volontario, ma anche del movimento involontario, quindi di quello che è il sistema nervoso autonomo, con un peggioramento anche della peristalsi intestinale. Quindi anche in questo caso vediamo una situazione di circolo vizioso in cui la patologia va a peggiorare il quadro del gastroenterico, e il quadro del gastroenterico alterato in termini della stitichezza maggiormente va a peggiorare lo stato depressivo. Andiamo avanti. Come vedete, questo giusto per chi non conoscesse le caratteristiche della malattia di Parkinson a livello del mesencefalo, vedete che in un soggetto normale questa è la sostanza nera e questa è distrutta a livello, cioè nel soggetto con malattia di Parkinson. E spesso si utilizzano questi farmaci, l'inibitore dell'EMAO, per trattare quello che è il quadro depressivo nel soggetto con malattia di Parkinson. Su quello che è l'aspetto farmacologico, io non posso e non dico assolutamente mai nulla al paziente, ma chiedo sempre di auto-osservarsi, perché spesso la correzione della funzionalità del gastroenterico anche in un soggetto più fragile come il soggetto con malattia di Parkinson può dare dei benefici anche nella gestione della depressione, non solo del funzionamento della levodopa come farmaco. Poi patologie reumatologiche, il legame è emblematico, perché se consideriamo che la patologia neurologica è ha come manifestazione spesso il dolore, quasi sempre il dolore che non si risolve, che diventa invalidante, che peggiora la qualità della vita, capite che la depressione
è dietro l'angolo, cioè scusate questo gioco di parole, però in realtà è proprio così, perché c'è un'infiammazione, c'è l'aumento di citochine infiammatorie, c'è l'aumento che vanno ad agire anche a livello cerebrale e di conseguenza si sviluppa depressione, o potrebbe essere che magari la depressione poi nel tempo peggiori le patologie reumatologiche. Consideriamo quindi che la prevalenza di ansia e di stato depressivo, perché spesso sono anche un pochino associati, nei soggetti nelle patologie reumatologiche si assesta al 93-94%, proprio per la caratteristica invalidante di queste patologie. E nell'ambito di queste patologie un pochino autoimmune reumatologiche inserisco anche la fibromialgia, perché è comunque... una patologia che non è, ha un difficile trattamento farmacologico, può avere un miglioramento con una corretta alimentazione, con un corretto stile di vita, con un corretto livello di attività fisica e soprattutto gestendo anche quello che è la sfera dell'umore. Andiamo più avanti. Giusto perché depressiva a livello delle patologie neurologiche, reumatologiche. L'infiammazione che va a colpire tutte quelle che sono le articolazioni, quindi anche a livello delle sinoviti, delle capsule sinoviali, scatena poi tutta una serie di autocitochine infiammatorie, come nel caso del tessuto adiposo, che si riversano anche a livello del tessuto cerebrale. E poi anche con delle spondiloartriti, perché sono tutte patologie particolari che sono, come dicevo prima, determinano un peggioramento della qualità della vita. Andiamo ancora avanti. Poi veniamo agli stati fisiologici, quindi sono stati in cui spesso le donne vanno incontro, sono condizioni caratteristiche del ciclo di vita femminile che possono essere legate, non per forza, ma possono essere legate a un quadro depressivo. La prima che viene in mente, sicuramente emblematica per tutti, è la depressione postpartum, legata a un problema di cortisolo, perché è un cortisolo che viene ben gestito dagli ormoni placentari e comunque durante la fase della gravidanza e un brusco calo dopo il parto con l'espulsione della placenta, da qui capite il legame tra gli ormoni placentari e il cortisolo, di conseguenza c'è cioè un calo immediato di questo cortisolo e quella può essere la finestra che coincide con la depressione postpartum, che può non essere, come alcuni studi dicono, solo di pochi giorni, poche settimane dopo il parto, ma può avere un'estensione fino all'anno di vita del bambino. In questo caso ci sono tanti fattori che vanno a giocare, come ben saprete, sulla questione depressiva, che è proprio il cambio di responsabilità, il cambio di organizzazione, il cambio anche logistico proprio della donna, della puerpera, che in questo caso deve gestire non più se stessa, ma due soggetti, una casa, una famiglia, un lavoro, di conseguenza una situazione diversa dal punto di vista logistico, un calo brusco degli ormoni, in particolare del cortisolo, possono determinare depressione postpartum. E ci sono tanti rebio che vanno a dimostrarlo. Andiamo pure avanti. Nella pausa abbiamo condizioni di umore un po' differente, nel senso irritabilità, irascibilità, oltre che sono legati proprio a quello che praticamente la variazione climaterica, quindi le famose vampate, alla secchezza, al cambio proprio di condizione metabolica della donna, che diventa sempre più simile all'uomo dal punto di vista metabolico, scusate questa espressione, però perde la protezione di quelle che sono estrogeni e progesterone, in particolare estrogeni, e quindi perde la protezione anche a livello metabolico, e di conseguenza la donna inizia a vedere in alcune donne, la maggioranza delle mie pazienti in menopausa, inizia ad affrontare un discorso di aumento del peso, difficoltà a gestire anche i livelli di glicemia, di colesterolo e di cortisolo, e questo va a determinare un aumento del livello di infiammazione proprio perché c'è un cambiamento ormonale, e questo determina una
l'insorgenza o peggiora una situazione di depressione già eventualmente presente. E poi ci sono una serie di studi su quelle che, come già vi ha accennato il dottor Migliaccio, sul legame tra depressione, ormoni sessuali e sonno, però su alcuni bisogna ancora lavorarci ancora un po' di più, perché è da capire come dove si può interrompere questo circolo vizioso. Nell'ambito del ciclo mestruale c'è comunque una situazione di peggioramento del tono dell'umore, però nel caso del ciclo mestruale lascia comunque il beneficio del dubbio legato proprio a una situazione limitata nel tempo. Diverso è la condizione di sindrome premestruale, che può essere gestita proprio andando a migliorare anche l'alimentazione. Andiamo avanti. Allora, nel caso di disturbo bipolare, chiedo alla regia di mettere le slide un po' più grandi perché sono veramente a schermo intero. Grazie. Il disturbo bipolare è caratterizzato da questa alterazione dall'umore basso all'umore, comunque alla situazione maniacale, però ve lo spiegherà sicuramente meglio la dottoressa Perego, quindi di mania e ipomania. Quello che si è riscontrato nel disturbo bipolare è un livello più alto di cortisolo nella fase maniacale, quindi nella fase iperattiva. Possono essere, secondo questo autore, i livelli elevati di cortisolo nella fase maniacale sono un sintomo secondario, quindi non dovrebbero essere la causa scatenante. Anche in questo caso ci sono degli studi sul legame tra microbiota intestinale e disordine bipolare, come anche l'alterazione della funzionalità dei gastroenteri con la presenza di malattie infiammatorie intestinali possa scatenare un disturbo bipolare, con un legame con patologie cardiovascolari e metaboliche. Andiamo avanti. E giusto per concludere ancora un pochino il quadro, vedete come ci sono tanti fattori ambientali, genetici, stress ossidativo, citochine infiammatorie, che possono scatenare una delle due problematiche, in particolare questa dell'emicrania, e associata a depressione e fase maniacale nel disturbo bipolare. Quindi all'emicrania si accompagna a una delle due problematiche o entrambe. Andiamo avanti. Aspetti nutrizionali dei disturbi dell'umore. Ci sono tanti studi che vanno a cercare di capire se l'assunzione di determinati nutrienti o alcuni protocolli nutrizionali siano in grado di migliorare il quadro depressivo. Scopriremo più avanti se sì o se no. Sicuramente c'è un legame tra aspetto nutrizionale e depressione, perché se consideriamo quello che vi ho detto prima, quindi tutta la sfera delle patologie cardiovascolari, cronico-degenerative, neurodegenerative, intestinali e reumatologiche, che hanno un legame con l'alimentazione, è inevitabile che la depressione può essere gestita anche con un piano nutrizionale adeguato. E soprattutto considerando anche quelli che sono gli ormoni che possono incidere anche sul livello di fame e sazietà, che possono essere alterati nel quadro depressivo, quindi come un calo della fame o nel soggetto nella fase maniacale di disturbo bipolare, aumento del livello della fame. Non stiamo parlando qua però di disturbi del comportamento alimentare, che sono una sfera di patologie. Andiamo avanti. Come vedete, c'è un legame tra quelli che sono gli aspetti nutrizionali che vanno ad agire sul quadro gastroenterico e quelli che sono le gestioni delle glicemia, colesterolo e altri ormoni, e sulla produzione o meno di citochine infiammatorie. E soprattutto consideriamo anche che ci possa essere un'alterazione dei livelli di grelina e di leptina prima e dopo il pasto. Però non c'è ancora concordanza se la grelina e leptina siano
per forza connesse e ci sia una connessione chiara e certa tra questi due ormoni, la loro alterazione e la loro variazione, è quello che è la gestione del disturbo depressivo. Andiamo avanti. Allora, sono stati fatti delle indagini su quelle che erano le abitudini alimentari dei soggetti con problematiche depressive di area alimentare, cercando delle indagini con varie tipologie di diete, quindi dieta mediterranea, Western diet, dieta chetogenica, dieta low carb, dieta ad libitum, quindi varie tipologie di diete per capire se un'alimentazione di impronta più mediterranea, che è quella che noi sosteniamo da sempre, possa avere un'azione protettiva e comunque non dico risolutiva, ma sicuramente migliorativa del quadro depressivo. Andiamo avanti, perché il materiale è tanto, quindi cerco di condensare quanto più possibile. Sono state fatte praticamente delle valutazioni anche sui livelli di vitamina D, se un calo, una riduzione dei livelli di vitamina D possano essere associati alla sfera depressiva, come spesso si crede, ma su questo aspetto in particolare non c'è assolutamente concordanza. C'è più concordanza sul ruolo degli acidi grassi poliinsaturi, in particolare della serie omega 3, per l'azione antinfiammatoria, quindi soprattutto i DHA, che vanno ad agire proprio sulla situazione di ipoinfiammazione. C'è una valutazione anche del livelli di cromo e di altri minerali, però ci sono tanti studi che hanno casistiche magari troppo ridotte per dare una raccomandazione e un'evidenza sufficiente per poi dare una raccomandazione. Andiamo avanti. Questo giusto per farvi capire come ci sono tante vie che possono andare ad agire sul cervello, chiamate pathway, ma nel suo caso è solo per capire come l'assunzione di acidi grassi è in contenuto controllato oppure no, quello che è la disbiosi intestinale, l'assunzione di alterato cioè le problematiche di alterato metabolismo, poi vedremo anche l'assunzione di alcol, possano avere un'azione protettiva o stressogena, nel senso di distress sul nostro tessuto cerebrale. E anche in questo caso è stata fatta una valutazione, chiedo alla regia di tornare un attimo sulla slide precedente, è stata fatta una valutazione su quelle che sono le abitudini alimentari, patologie cardiovascolari e quello che è l'aumento dello stato depressivo, ed eventualmente quello che può essere un ruolo della nutraceutica e dell'attività fisica sul microbiota e sullo stato depressivo. Andiamo avanti. Allora, sicuramente è stata vista una relazione tra una dieta alterata e una situazione di depressione, così come il consumo di alimenti ad alto indice glicemico con un peggioramento dello stato depressivo o di alimenti a basso indice glicemico e miglioramento dello stato depressivo, miglioramenti che possono derivare anche dall'assunzione di polifenoli e questo è quello che io considero sempre il must, è quello che è la dieta mediterranea, i micronutrienti nei soggetti depressi. Sono stati fatti, è una review in questo caso, sono stati valutati 77 studi per capire se l'assunzione, l'integrazione anche di selenio, zinco e magnesio e vitamine del gruppo B possano aiutare. Andiamo avanti, così vi spiego la questione dei macronutrienti. Ancora qui si ribadisce l'importanza dell'assunzione di acidi grassi della serie omega 3 per abbassare i livelli di infiammazione. Sulla vitamina D sono fatti degli studi con supplemento e placebo, quindi in doppio cieco, però come vi dicevo prima non c'era ancora chiarezza, ma c'è ancora più c'è concordanza, questo studio lo attesta di nuovo, concordanza sugli acidi grassi, andiamo avanti. Sul discorso della vitamina B12, in realtà gli effetti da supplementazione non sono così forti, non sono così performanti, e soggetti depressi non sembrano avere bassissimi livelli di vitamina B. Sicuramente il magnesio, per meccanismi non ancora sufficientemente chiari, agisce
migliorando il tono depresso, cioè il tono dell'umore nei soggetti depressi, agendo su questo recettore e sul GABA, e soprattutto agendo sull'asse dell'ipotalamo-ipofisi, oltre che andare a possibilmente a ridurre quella sintomatologia, a migliorare magari la sintomatologia dolorosa, non legata però a malattie autoimmuni. E anche in questo caso, sul discorso zinco, magnesio e selenio, ci sono delle evidenze, ma non ancora sufficientemente forti da poter suggerire l'integrazione. Sicuramente una dieta variata che contenga tutti questi macro e micronutrienti, così come lo zinco, che spesso non viene mai citato, può migliorare quello che è il quadro depressivo. Andiamo avanti. Quindi, a questo punto, che approccio nutrizionale suggeriamo? La dieta mediterranea, la nostra famosissima, amatissima piramide alimentare, quindi una dieta più sana, più equilibrata, più variata possibile, nell'ottica di una dieta di quello che sono i principi cardini della dieta mediterranea, come supporto ha una situazione di quadro depressivo e possibile indice di miglioramento, quindi ricca in acidi grassi insaturati, biologico, proteine vegetali come legumi, frutta e verdura di stagione, possibilmente che richiami il concetto dei 5 days, carboidrati a basso indice glicemico, e soprattutto rispettare la stagionalità, perché dà al frutto e verdura il massimo potenziale antiossidanti e composti polifenolici. Andiamo avanti. Poi sicuramente l'attività fisica può agire positivamente sui disturbi dell'umore, anche se non c'è ancora alcuni disturbi. Allora, sul discorso dell'ansia può agire positivamente, e c'è un'azione invece moderata, viene considerata limitata a moderata sul disturbo depressivo. Probabilmente va capito il tipo di attività fisica da suggerire, se di tipo aerobico anaerobico combinato, se fatta in autonomia o seguiti da un tecnico dello sport. Personalmente io consiglio di praticare una regolare e moderata attività fisica anche nei soggetti depressi o con disturbo bipolare, possibilmente seguiti da un tecnico dello sport. Andiamo avanti. Andiamo un po' veloce su questo. Sicuramente lo yoga e la meditazione possono migliorare quello che è la situazione di un soggetto depresso e ansioso. È stata fatta una valutazione sull'esercizio ad alta intensità, dalle 3 alle 5 volte alla settimana può ridurre i sintomi depressivi rispetto a quello a bassa intensità, forse perché comunque attivando maggiormente il metabolismo e abbassando quella che è la soglia di cortisolo nei soggetti che magari sono troppo sedentari, quindi ma riportando in equilibrio alcuni ormoni, può aiutare. Però in questo caso deve essere un'indicazione di attività fisica ben calibrata. Gli altri studi vanno a indicare che almeno se si conducono 150 minuti al giorno di attività si può migliorare il tono dell'umore, ma spesso questi 150 minuti non sono neanche realmente applicati, diciamo così, non si raggiungono mai 150 minuti da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Andiamo in conclusione, quindi la gestione dei pazienti con disturbo dell'umore risulta più che mai fondamentale per questi pazienti un approccio multidisciplinare che vi dicevo prima, con varie figure professionali, quindi il biologo, lo psicologo, il kinesiologo, il tecnico dello sport, l'osteopata, il fisioterapista, l'infermiere o occorre, e quindi creare l'equipe di lavoro. Andiamo avanti. Quindi che messaggi ci portiamo a casa? Disturbi dell'umore nelle loro varie manifestazioni, come avete visto, si inseriscono in un circolo vizioso di causa-effetto con patologie di natura cardiovascolare, metabolica, neurodegenerativa, gastrointestinale, infiammatoria, oltre che possono verificarsi in contesti fisiologici. La gestione del paziente con queste problematiche, con questi disturbi, richiede, come vi dicevo prima, un approccio multidisciplinare, flessibile, assolutamente flessibile.
perché il paziente ha un disturbo dell'umore che va a incidere su tutto quello che è il lavoro dell'equipe, sempre attento alle effettive esigenze del paziente, nella prevenzione delle complicanze, quindi fare prevenzione secondaria e terziaria. Non si può mai parlare di un programma alimentare specifico per i disturbi dell'umore, ma grandi ed importanti benefici derivano da un'alimentazione sana e equilibrata, dall'adozione di uno stile di vita attivo e della convivialità. Questa non dimentichiamola mai. Facciamo scorrere lentamente la bibliografia, se volete eventualmente fare delle foto. Ok. E in ultimo vi lascio con una frase del famosissimo e celebre Indro Montanelli, che è: la depressione è una malattia democratica, prima o poi colpisce tutti. Quindi con questo vi ringrazio. Grazie dottoressa Zampella del suo intervento. Le faccio subito una domanda che arriva dalla community. Si sono presenti contemporaneamente più sintomi, prediabete, sindrome dell'intestino irritabile, fibromialgia, tiroide e via dicendo. A quale specialista mi devo rivolgere? La risposta è, insomma, l'abbiamo detto anche all'inizio, la lascio a lei. Allora, sicuramente all'equipe, in realtà sarebbe meglio l'equipe, può esserci un lavoro combinato tra medico internista, perché è quello che poi vede il paziente nella sua interessa, biologo nutrizionista e lo psicologo o medico psichiatra, se bisogna arrivare anche al medico psichiatra. E poi io consiglierisco anche l'osteopata e il tecnico dello sport, perché comunque c'è una condizione anche di attività fisica da gestire. Ecco, diciamo che proprio sul termine della pluridisciplinarità, su questo prendo il gancio se mi consente e farei entrare in studio anche la dottoressa Laura Pedego, che è psicologa e tratterà tra l'altro il viaggio tra i disturbi dell'umore e i disturbi del sonno, caratteristiche e correlazioni. Va un po' a completare quelli che sono stati i due interventi sinora dei colleghi Gianmaria Migliaccio e Maria Paola Zampella e chiaramente sarà molto molto interessante sentire l'aspetto psicologico e successivamente poi la dottoressa Perego ci sarà anche la dottoressa Tavano che farà un intervento sugli aspetti genetici e epigenetici e il legame con il microbiota del disturbo dell'umore, perché anche questo è molto 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 bello e interessante. Intanto dottoressa Perego, benvenuta e grazie per aver accettato Grazie l'invito alla partecipazione del webinar. a voi, buonasera a tutti. Cercherò di condensare perché comunque l'argomento è molto molto vario e intenso, quindi ho cercato di toccare insomma gli argomenti un pochino più principali per non dilungarmi, perché altrimenti dovremmo stare una serata solo a parlare di tutti i disturbi dell'umore e i disturbi del sonno. Quindi vediamo se riesco a far partire il tutto. Scusatemi, faccio solo un saluto alla dottoressa Zampella, mi sembrava doveroso prima di farla uscire dal video. Grazie dottoressa Zampella per il suo intervento e Grazie a procediamo voi. con la dottoressa Perego. Grazie. Allora, ho qualche problema nella presentazione. Ok, forse ci dovrei essere. Ok, allora, partiamo, sono andati un attimo di slide, però faccio un pregresso, quindi capiamo un attimino di cosa stiamo parlando, quindi i disturbi dell'umore. Allora, i disturbi dell'umore sono delle sindrome psicopatologiche, ovviamente caratterizzate da un'alterazione dei meccanismi fisiologici dell'oscillazione del tono dell'umore. L'attenzione rivolta a questi disturbi da parte del mondo scientifico è giustificata oltre che dalla loro elevata diffusione, come è già stato detto dai relatori precedenti, anche dalle gravi complicanze ad esse associate, quali la compromissione della vita sociale, lavorativa, affettiva, l'abuso di alcol, droghe e purtroppo anche il suicidio. Mentre in passato la cura dell'umore, dei disturbi dell'umore, soprattutto quelli di grave entità, era associata quasi unicamente all'uso dei farmaci, negli ultimi decenni, per fortuna, la psicoterapia è riconosciuta come trattamento particolarmente efficace, soprattutto se in associazione ovviamente alla terapia farmacologica. Stiamo parlando appunto di grave entità. Il paziente può giovare della psicoterapia non solo nella fase acuta, ma anche nella prevenzione delle ricadute e nelle forme bipolari, come intervento preventivo in fase intercritica.
I disturbi dell'umore sono solitamente distinti in disturbi depressivi, e quindi disturbo depressivo maggiore e distimia, e i disturbi bipolari, che sono disturbo bipolare di tipo 1, di tipo 2 e disturbo ciclotimico. Ma andiamo appunto a vedere più nel dettaglio i disturbi depressivi. Quindi il disturbo depressivo maggiore è caratterizzato da uno o più episodi depressivi senza storia di episodi maniacali, misti o ipomaniacali, e i sintomi devono persistere per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, per almeno 2 settimane consecutive. Questo è per fare una diagnosi di disturbo depressivo maggiore. L'episodio deve essere accompagnato da disagio in un'azione sociale e lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento, clinicamente significative, e in casi estremi il soggetto può essere incapace di occuparsi della cura, della propria cura personale minima, o di mantenere l'igiene personale. Il disturbo depressivo maggiore è associato, come abbiamo già detto, ovviamente a un suicidio, purtroppo, a dolori e malattie fisiche, e ha un ridotto funzionamento fisico e sociale e di ruolo. Per quanto riguarda l'esordio e la frequenza, la depressione è 2 volte più comune nelle femmine adolescenti adulte che nei maschi adolescenti adulti. Il disturbo depressivo ovviamente può esordire ad ogni età, e con un'età media però di esordio intorno ai 25 anni. I sintomi della depressione sono svariati e per facilitare la loro individuazione possono essere raggruppati in cognitivi, affettivi, volitivi, motivazionali, comportamentali e fisici. Per quanto riguarda i sintomi cognitivi, abbiamo una ridotta capacità di concentrarsi o prendere anche delle piccole decisioni, una tendenza molto forte a incolparsi, svalutarsi, sentirsi indegno, quindi anche eventi quotidiani neutri o banali vengono interpretati come prova di difetti o mancanze personali, pensieri ricorrenti di morte o ricorrenti di azione suicidaria o tentativo di suicidio. Cosa sta a significare? Purtroppo negli individui a più grave rischio suicidiario possono capitare che ha già acquistato il materiale da usare per il tentativo di suicidio e possono anche aver stabilito un luogo e un tempo in cui rimarranno da soli così da poter realizzare il suicidio. Le motivazioni per il suicidio possono includere un desiderio anche di rinunciare a fronteggiare ostacoli percepiti come insormontabili. Magari da noi non sono percepiti così, ma ovviamente per chi ha un disturbo di depressione maggiore vengono veramente percepiti come insormontabili, oppure un desiderio di porre fine a questo stato emotivo che loro sentono estremamente doloroso e che viene percepito come interminabile. Per quanto riguarda i sintomi affettivi, abbiamo un umore depresso e quindi una marcata tristezza quasi quotidiana e la perdita del piacere. La perdita del piacere in tutti gli ambiti, quindi nello svolgere attività, hobby che prima erano ricercate, oppure anche una diminuzione del piacere e del desiderio sessuale. Per quanto riguarda invece i sintomi volitivi e motivazionali, abbiamo una marcata affaticabilità, quindi i più piccoli compiti sembrano richiedere uno sforzo considerevole e può essere ridotta l'efficienza nel loro svolgimento. Quindi, ad esempio, un individuo può lamentarsi anche del fatto che fare colazione sia faticoso e che rispetto a prima magari richieda il doppio del tempo. Per quanto riguarda invece i sintomi comportamentali, abbiamo un appetito aumentato o diminuito, solitamente vi è una perdita di peso e un dimagrimento. Alcuni individui con depressione infatti riferiscono di doversi sforzare di mangiare oppure di dimenticarsi di mangiare. Altri invece possono mangiare di più e desiderare fortemente cibi particolari, per esempio dolci, determinati carboidrati come la pizza,
come se cercassero conforto nel cibo. Un aumento o diminuzione del sonno, quindi già iniziamo a vedere delle correlazioni. Alcune persone possono svegliarsi presto, avere frequenti risvegli notturni, oppure faticare anche ad addormentarsi, senza sentirsi riposati al mattino, mentre altri arrivano a dormire troppo, e quindi si parla di ipersonnia, che poi andremo a vedere. Talvolta il sonno disturbato è il motivo per cui l'individuo richiede il trattamento, quindi molto spesso l'individuo non richiede il trattamento per l'umore depresso, ma perché non riesce a dormire. E infine abbiamo un marcato rallentamento motorio che si può manifestare come maggiore lentezza nel fare le cose o nell'eloquio oppure nel pensieri, nei movimenti, quindi non sento il corpo rallentato, o anche una marcata agitazione in cui vi è l'incapacità di stare seduti, passeggiare avanti e indietro, stropicciarsi le mani. Per quanto riguarda invece i sintomi fisici, i più comuni sono il mal di testa, le palpitazioni o la tachicardia, i dolori muscolari alle ossa, alle articolazioni e addominali, e talvolta si può presentare anche stizzi o diarrea. È bene tener presente però che i sintomi della depressione possono essere talvolta subdoli. Cosa vuol dire? Che non ci si accorge del problema. Quindi talvolta neanche il soggetto stesso tende ad attribuirli alla depressione, ma tende ad attribuirli a una normale stanchezza, stress, nervosismo, problemi lavorativi, familiari o di coppia. Quindi se è in questo il fatto di essere subdolo e quindi di riuscire ad arrivare a fare una diagnosi corretta. Quali possono essere le cause? Le cause possono essere riassunte in tre fattori: fattori biologici, fattori psicologici e sociali, fattori genetici e fisiologici. Allora, i fattori biologici si riferiscono alle alterazioni a livello neurotrasmettitoriale, quindi ormonale, del sistema immunitario. I fattori psicologici e sociali, a livello sociale, eventi di vita stressanti sono stati ovviamente riconosciuti come fattori precipitanti di episodi depressivi, e tra questi possono essere i lutti, conflitti interpersonali, familiari, malattie fisiche, cambiamenti di vita, cambiamenti di lavoro, essere vittima di un reato, separazioni coniugali, figli. Invece, per quanto riguarda i fattori genetici e fisiologici, ovviamente qui sarò molto breve perché poi ne parlerà meglio la dottoressa Pavano. I familiari di primo grado di individui con depressione maggiore hanno un rischio di sviluppare il disturbo da 2 a 4 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Attenzione, ad essere ereditata geneticamente è la predisposizione a sviluppare il disturbo, non il disturbo vero e proprio. E come si cura la depressione? Oggigiorno viene fatto un largo uso di farmaci antidepressivi, che ormai sono diventati tra i farmaci più impiegati nella medicina, ma purtroppo i risultati sono spesso modesti e temporanei se non vi è un affiancamento a una psicoterapia. Infatti, se non si interviene con una valida psicoterapia che aiuta la persona ad acquisire strategie funzionali alla soluzione degli episodi depressivi acuti e alla prevenzione ovviamente delle ricadute, è altamente probabile che il soggetto vada incontro a recidive ricorrenti. Il decorso come può essere? Il decorso è variabile. Alcuni hanno episodi isolati, seguiti da molti anni senza sintomi, altri hanno gruppi di episodi, altri ancora hanno episodi sempre più frequenti con l'aumentare dell'età, e nella maggior parte dei casi vi è una remissione completa, però anche qui, nella maggior parte dei casi, perché in alcuni casi possono persistere i sintomi per mesi o anni, in altri casi vi è una remissione parziale, in alcuni individui continuano a risultare soddisfatti per 2 o più anni i criteri completi per l'episodio depressivo maggiore, e quindi in questo caso si parla di cronicità. Qual è l'altro disturbo depressivo?
che ho citato all'inizio. È il disturbo distimico. Il disturbo distimico è caratterizzato dalla presenza per almeno 2 anni di umore depresso quasi ogni giorno e accompagnato da altri sintomi depressivi che però non soddisfano i criteri per un episodio depressivo maggiore. Spesso chi soffre del disturbo distimico descrive il suo umore come triste oppure giù di corda, come qualcosa che lo ha sempre caratterizzato, quindi non si preoccupa più di tanto. Ad esempio, sono sempre stato così, sempre stato triste, non c'è stato mai un cambiamento. I sintomi della distimia sono vari e la diagnosi può essere effettuata quando sono presenti almeno 2 tra i sintomi classici della depressione, quindi 2 tra i seguenti sintomi: lo scarso appetito o iperfagia, insonnia e ipersonnia, e anche qua rivediamo una correlazione con i disturbi del sonno, una scarsa energia o astenia, quindi riduzione dell'attività lavorativa, una bassa autostima e quindi sentimenti di inadeguatezza e di colpa, difficoltà di concentrazione nel prendere decisioni, riduzione di interesse, sentimenti di disperazione e compromissione delle prestazioni scolastiche e delle interazioni sociali. L'esordio è spesso precoce, quindi prima dei 21 anni, e ha un decorso cronico. Può capitare che anche a causa della più lieve entità dei sintomi, la distimia venga diagnosticata tardivamente, ossia purtroppo quando i suoi effetti negativi si protraggono ormai da 1 o 2 anni. Come ho detto prima, è possibile che infatti la persona che soffre di tale disturbo non ne sia totalmente consapevole e può considerare le difficoltà e disagi come caratteristiche specifiche del proprio carattere, almeno fino al momento in cui essi non vengano riconosciuti e diagnosticati correttamente, ovviamente, da uno specialista. Per quanto riguarda i disturbi bipolari, chi ne ha affetto tende ad alternare fasi depressive a fasi ipomaniacali o maniacali, ed è proprio questo il bipolarismo. In genere, le fasi depressive tendono a durare più a lungo delle fasi maniacali o ipomaniacali. Di solito durano da qualche settimana a qualche mese, mentre le fasi maniacali o ipomaniacali durano 1 o 2 settimane, quindi c'è una bella differenza. A volte nel disturbo bipolare la transizione da una fase all'altra è rapida e immediata, mentre a volte questa transizione è molto lenta e subdola, quindi ci sono veramente tante variabili. Vediamo un attimo le caratteristiche delle due fasi. Abbiamo la fase depressiva, che si caratterizza per un umore molto basso, una sensazione che niente sia più in grado di dar piacere e una generale tristezza per la maggior parte del giorno. Invece, le fasi maniacali nel bipolarismo in alcune case vengono generalmente descritte come l'esatto contrario di quelle depressive, quindi ovvero caratterizzate da un umore elevato o irritabile, della durata di almeno 1 settimana, dalla presenza preesistente di 3 o più sintomi maniacali, di cui parleremo poi tra poco, e in queste fasi i pensieri si succedono molto rapidamente, al punto da diventare così veloce che risulta difficile seguirli. Il comportamento, oltretutto, può essere iperattivo, caotico, fino al punto da rendere il paziente inconcludente. L'energia del paziente bipolare è, in fase maniacale, è talmente tanta che spesso il soggetto non sente neanche la necessità di mangiare o dormire e quindi ritiene di poter fare qualsiasi cosa, al punto di mettere in atto anche dei comportamenti impulsivi come spese eccessive oppure azioni pericolose, perdendo proprio la capacità di valutare correttamente le loro conseguenze. Gli individui con episodio che stanno partendo un episodio maniacale non riconoscono di essere malati e si oppongono totalmente al trattamento. Alla remissione dell'episodio maniacale
la maggior parte degli individui si rammarica per i comportamenti tenuti durante l'episodio maniacale. E questi episodi durano di solito da poche settimane a diversi mesi, ma sono più brevi e più improvvisi. In molti casi un episodio depressivo maggiore precede o segue immediatamente un episodio maniacale, quindi può essere che non ci sia spazio tra un episodio e l'altro. Quali sono appunto i sintomi maniacali che prima ho citato? Abbiamo un'autostima ipertrofica o grandiosità, quindi deliri di grandezza, un diminuito bisogno di sonno, quindi appunto il soggetto si sveglia solitamente molte ore prima che di abitudine, sentendosi pieno di energie. Quando il disturbo del sonno è grave, l'individuo può andare avanti per giorni, senza dormire e senza sentirsi stanco. C'è maggiore loquacità del solito, quindi l'eloquio maniacale è ad alta voce, rapido e difficile da interrompere. Gli individui possono parlare anche senza pausa, ma talvolta per ore. Una fuga delle idee, quindi i pensieri dell'individuo possono correre spesso più velocemente di quanto possano essere articolati. La distraibilità, un'agitazione psicomotoria, irritabilità particolarmente elevata quando i desideri della persona vengono ostacolati. Ovviamente aumento della libido, shopping compulsivo. L'alterazione dell'umore poi è sufficientemente grave da causare una marcata compromissione del funzionamento lavorativo e delle attività sociali o delle relazioni interpersonali, e grave a tal punto, alcune volte, da richiedere l'ospedalizzazione. Per quanto riguarda i sintomi depressivi, li scorriamo velocemente perché li abbiamo già visti prima, quindi costante depressione del tono dell'umore o disperazione, aumento o riduzione del sonno, grave riduzione degli interessi o del piacere, quindi in tutte o nella maggior parte delle attività, agitazione o rallentamento, affaticamento o perdita di energia, perdita o incremento del peso corporeo e dell'appetito, sentimenti di inadeguatezza, di colpa e perdita dell'autostima, incapacità di concentrarsi e di prendere decisioni e pensieri di morte o suicidio. Abbiamo già detto prima che appunto i disturbi bipolari si differenziano maggiormente, perché poi ovviamente ce ne sono anche altri, in disturbo bipolare di tipo 1 e di tipo 2 e ciclotimico. Scorriamoli velocemente. Allora, il disturbo bipolare di tipo 1 è caratterizzato da uno o più episodi maniacali o misti, ovvero vi è un'alternanza di episodi maniacali e depressivi quasi ogni giorno per almeno una settimana. E poi solitamente sono ovviamente accompagnati da episodi depressivi maggiori. I problemi associati sono comportamenti violenti, assenteismo scolastico o lavorativo, insuccesso scolastico o lavorativo. Vi è una differenza tra uomini e donne, ovvero è più probabile che il primo episodio negli uomini sia un episodio maniacale, mentre nelle donne un episodio depressivo maggiore. Negli uomini, inoltre, il numero degli episodi maniacali è uguale o supera, ma di poco, il numero degli episodi depressivi maggiori, mentre nelle donne gli episodi depressivi maggiori predominano. L'età media d'esordio è all'incirca 20 anni, sia per gli uomini che per le donne. Sembra più comune nei giovani maschi ed è più facile che gli individui ricerchino aiuto durante un episodio misto, quindi quello che avevo precisato prima, dove c'è un'alternanza di episodi maniacali e depressivi quasi ogni giorno. Per quanto riguarda il disturbo bipolare di tipo 2, è caratterizzato da uno o più episodi depressivi maggiori accompagnati da almeno un episodio ipomaniacale, ovvero un periodo di umore persistentemente elevato, espansivo, irritabile, che dura ininterrottamente per almeno 4 giorni circa. I sintomi dell'episodio ipomaniacale sono gli stessi più o meno di quello maniacale, a parte che non sono presenti deliri e allucinazioni, che invece possono esserci nell'episodio maniacale, e l'episodio non è
così grave da provocare una marcata compromissione in ambito lavorativo e sociale o da richiedere l'ospedalizzazione, come invece abbiamo visto prima. Inoltre, non vi è mai stato un episodio maniacale misto, vi sono marcate alterazioni del ritmo sonno-veglia, quindi vedete come in tutti questi disturbi comunque c'è un disturbo del sonno e il suicidio rappresenta un rischio significativo. La differenza tra uomini e donne è che può essere più comune nelle donne e negli uomini. Negli uomini sempre il numero degli episodi, in questo caso ipomaniacali, è uguale o supera il numero degli episodi depressivi maggiori, mentre nelle donne predominano gli episodi depressivi maggiori. L'intervallo tra gli episodi tende a decrescere con l'aumentare dell'età. Quindi un andamento a cicli rapidi implica una prognosi peggiore. La maggior parte degli individui con disturbo bipolare di tipo 2 ritorna ad un livello di funzionamento ottimale nell'intervallo tra i vari episodi. Vediamo ora il disturbo ciclotimico. Esso è caratterizzato da un'alterazione dell'umore cronica fluttuante con numerosi periodi con sintomi ipomaniacali e numerosi periodi con sintomi depressivi per almeno 2 anni. Durante questo periodo di 2 anni la persona non è mai stata senza sintomi per più di 2 mesi. Inoltre, durante i primi 2 anni non vi è mai stato un episodio depressivo maggiore, maniacale o misto. Quindi queste sono le grosse differenze. Durante i periodi ipomaniacali la persona presenta un umore euforico, quindi caratterizzato da ottimismo eccessivo, sensazione che tutto sia possibile, ma in alcuni casi presenta un umore disforico, cioè caratterizzato da irritabilità, intolleranza e rabbiosità. I pensieri si succedono rapidamente, la persona si sente piena di energia e aumenta l'attività, che può diventare però disorganizzata e inconcludente. Nella ciclotimia questi periodi sono intervallati da periodi di calo dell'umore, che non rappresentano però un vero e proprio episodio depressivo, infatti abbiamo visto prima che non vi è stato mai un episodio depressivo maggiore nei primi 2 anni. Ma la persona si sente comunque triste, ha una perdita di interesse, di piacere nelle proprie attività, è affaticabile, viene meno la concentrazione, possono essere presenti sentimenti di svalutazione e di colpa e ovviamente possono essere presenti disturbi del sonno. Nella ciclotimia raramente vi è assenza di sintomi dell'uno o dell'altro tipo, quindi le persone che ne soffrono devono affrontare quotidianamente i problemi derivanti dalla loro imprevedibile oscillazione dell'umore, quotidianamente, e quindi una conseguenza difficoltà poi ad elaborare piani. I sintomi perciò causano disagio clinicamente significativo e menomazione sociale e lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento. La ciclotimia è un disturbo che spesso dura molti anni, esordisce precocemente e viene spesso considerata una predisposizione ad altri disturbi dell'umore. Con questo concludo questo breve excursus, non tanto breve, per quanto riguarda i disturbi dell'umore e passerei al sonno. Cos'è il sonno? Allora, il sonno è un periodo di sospensione della coscienza e della volontà durante il quale il cervello rimane significativamente attivo. Quindi è un processo biologico complesso che aiuta l'organismo a elaborare nuove informazioni e a rimanere in buona salute. Quindi, perché è importante il sonno? Una buona notte di sonno è composta da 5 fasi, che poi vedremo, ed è importante al fine di garantire un riposo efficace per mente e corpo. Alcune di queste fasi sono necessarie per aiutare a recuperare le forze e sentirsi così riposati ed energici il giorno successivo, mentre altre fasi sono necessarie ad acquisire informazioni apprese durante la giornata e a strutturarle nella memoria.
una carenza di sonno è causa già nel breve termine di problemi di apprendimento e può avere comunque effetti devastanti sulla salute e il benessere a lungo termine, riflettendosi sulle prestazioni quotidiane, sull'umore e appunto sulla salute. Ma perché ci addormentiamo? L'organismo è dotato di una sorta di orologio naturale chiamato orologio circadiano che aiuta a regolare il ritmo sonno-veglia. La parola circadiano si riferisce ovviamente ai cicli biologici ritmici che, come tutti sappiamo, si ripetono a intervalli di circa 24 ore. Ma cosa succede durante il sonno? Allora, mediante la polisonnigrafia possono essere descritti 5 distinti stadi del sonno. Infatti, quando una persona dorme, il cervello passa ripetutamente e in modo ciclico attraverso 5 fasi distinte. Le fasi 1, 2, 3, 4 non REM e la fase REM. Quindi, lo stadio 1 non REM è un passaggio dalla veglia al sonno e occupa circa il 5% del tempo di sonno. L'organismo quindi è in uno stato di dormiveglia. Lo stadio 2 non REM occupa circa il 50% del tempo del sonno e si cade in un sonno più profondo, ci si astrae completamente dall'ambiente. La temperatura corporea ovviamente tende a diminuire leggermente. Gli stadi 3 e 4 di sonno non REM, noti anche come sonno ad onde lente, sono i livelli più profondi di sonno e occupano circa, siamo sul 10-20% del tempo di sonno, che risulta essere particolarmente riposante. Invece lo stadio 5, quello REM, in esso si verificano la maggior parte dei sogni tipici simili a storie, occupa circa il 20-25% del sonno totale e tende a diventare sempre più lungo con il trascorrere della notte. Durante questo stadio il cervello è attivo e quindi appunto permette la genesi dei sogni. Questi stadi del sonno hanno una caratteristica organizzazione temporale. Quindi durante la notte gli stadi non REM 3 e 4 tendono a verificarsi tra il primo terzo e la metà della notte e aumentano di durata in risposta alla deprivazione del sonno. Il sonno REM invece avviene ciclicamente durante tutta la notte, alternandosi con il sonno non REM all'incirca ogni 80-100 minuti. I periodi di sonno REM si allungano verso il mattino. Il sonno dell'uomo varia in modo caratteristico lungo l'arco della vita. Quindi dopo una relativa stabilità con grande abbondanza di sonno nell'infanzia e nella prima adolescenza, la continuità e la profondità del sonno si modificano durante l'età adulta e questa modificazione si riflette nell'incremento del tempo di veglia e dello stadio 1 del sonno e ovviamente nella diminuzione degli stadi 3 e 4. Per questo motivo, nella diagnosi di un disturbo del sonno deve essere tenuto in considerazione l'età del soggetto preso in esame, non può prescindere da questo. Ma addentriamoci ora, dopo questo breve excursus, nei disturbi del sonno. Allora, i disturbi del sonno influiscono principalmente sulla capacità di addormentarsi e di rimanere addormentati. Quindi la cattiva qualità e quantità del sonno compromette inevitabilmente la qualità della vita e può comportare anche problematiche di salute molto importanti. Questi disturbi del sonno si dividono in dissonnie e parasonnie. Le dissonnie sono i disturbi primari del sonno, detti anche i disturbi primari dell'inizio o del mantenimento del sonno o disturbi primari dovuti ad un'eccessiva sonnolenza e sono caratterizzati da un'alterazione nella quantità e qualità oppure sequenza temporale del sonno. E come vediamo, essi sono l'insonnia primaria, l'ipersonnia, la narcolessia, il disturbo del sonno correlato al respiro e il disturbo del ritmo circadiano del sonno. Invece, per quanto riguarda le parasonnie, si dividono in parasonnie associate al sonno non REM e parasonnie associate al sonno REM.
Vediamo le caratteristiche principali dell'insonnia primaria. Allora, la caratteristica essenziale è un vissuto di difficoltà ad iniziare a mantenere il sonno, oppure di un sonno non ristoratore che dura per almeno un mese e causa ovviamente uno stress clinicamente significativo o menomazione nell'area sociale, lavorativa o in altre aree importanti di funzionamento. La difficoltà di concentrazione e la disattenzione possono anche condurre a incidenti, ovviamente. Vi è una notevole preoccupazione a riguardo sul fatto di non riuscire a dormire e lo stress dovuto all'incapacità di dormire possono contribuire allo sviluppo poi di un circolo vizioso, ovvero più l'individuo si sforza di dormire e più diventa frustrato e stressato in caso di insuccesso e meno è capace di dormire. Quindi giacere in un letto nel quale l'individuo ha frequentemente passato delle notti insonne, potete ben capire che può causare frustrazione e poi reattività condizionata. Le persone con insonnia spesso lamentano durante il giorno disturbi dell'umore, ansia, difficoltà nella concentrazione, astenia, malessere, deficit magnetici, riduzione dell'efficienza psicofisica, sonnolenza diurna, cefalea e anche disturbi gastrointestinali. Per quanto riguarda la prevalenza, l'insonnia costituisce una condizione stressante e disabilitante che interessa una percentuale che va dal 10 al 30% della popolazione, più comune nelle donne in età adulta. I giovani adulti più spesso lamentano difficoltà di addormentamento, mentre gli adulti di mezza età e gli anziani sono più soggetti ad avere difficoltà riguardanti il mantenimento del sonno e il risveglio mattutino precoce. In generale si può dire che complessivamente circa il 25% dei pazienti che soffre di insonnia ha difficoltà ad addormentarsi, il 50% si sveglia durante la notte e il 25% si sveglia troppo presto al mattino. L'insonnia primaria tipicamente inizia nel giovane adulto e nell'uomo di mezza età e in casi eccezionali può essere documentata fin dall'infanzia. La maggior parte dei casi hanno un esordio quasi improvviso in occasione di uno stress psicologico-sociale. Spesso infatti l'insonnia primaria persiste a lungo dopo una risoluzione di fattori causali originari. Facciamo un esempio. Una persona che ha avuto una lesione dolorosa e quindi ha trascorso una grande quantità di tempo a letto, ha difficoltà a dormire e può successivamente sviluppare associazioni negative per il sonno. Associazioni negative, reattività aumentate, poi risvegli anche condizionati possono perciò persistere oltre il periodo di convalescenza, portando quindi poi a un'insonnia primaria. Per esempio, posso fare un altro esempio, il tipo di insonnia che insorge durante il manifestarsi di un disturbo depressivo maggiore può diventare il focus di attenzione con conseguente condizionamento negativo, per cui cosa succede? L'insonnia può persistere a lungo anche dopo la risoluzione dell'episodio depressivo. In certi casi, invece, l'insonnia primaria può svilupparsi gradualmente senza un chiaro fattore stressante. Per quanto riguarda l'ipersonnia primaria, invece, la manifestazione essenziale è una sonnolenza eccessiva che dura per almeno un mese, con episodi di sonnolenza di sonno prolungato e episodi di sonno diurno che si verificano quotidianamente o quasi. Gli individui con questo disturbo si addormentano rapidamente e hanno una buona efficienza del sonno, però possono avere difficoltà al risveglio al mattino. L'eccesso di sonnolenza è sufficientemente grave da causare un disagio clinicamente significativo o un'alterazione del funzionamento nell'area sociale, lavorativa o altre aree importanti. Il prolungamento del sonno notturno e le difficoltà di risveglio possono interferire con la capacità di far fronte agli impegni mattutini. Episodi di sonno diurno involontari possono anche essere imbarazzanti e persino pericolosi se per esempio il soggetto sta guidando oppure sta facendo funzionare dei macchinari particolari quando si verifica l'episodio.
i sonnellini diurni tendono ad essere relativamente lunghi e spesso durano un'ora o anche di più, e sono sperimentati però come non ristoratori e spesso non comportano un miglioramento della vigilanza. Tipicamente i soggetti avvertono una sonnolenza che aumenta nel tempo piuttosto che sperimentare un improvviso attacco di sonno. Quali sono i sintomi associati? Disinibizione nei maschi, meno spesso nelle femmine, può essere osservata quindi ipersessualità indiscriminata con proposte sessuali inappropriate e masturbazione in pubblico. Iperfagia compulsiva, con quindi un rapido aumento ponderale. In certi soggetti sono stati descritti anche irritabilità, depersonalizzazione, confusione, occasionali allucinazioni e ovviamente anche uso di sostanze. Molti soggetti con ipersonnia primaria hanno sintomi di depressione che possono soddisfare i criteri per il disturbo depressivo maggiore, e questo può essere correlato alle conseguenze poi psicosociali di un'eccessiva sonnolenza. Quindi ho un'eccessiva sonnolenza, mi isolo e poi da lì subentra tutto il resto. L'ipersonnia primaria tipicamente insorge nell'età compresa tra i 15 e i 30 anni, con un graduale progressione nelle settimane e nei mesi. Per la maggior parte dei soggetti il decorso è cronico e stabile, a meno che ovviamente non si inizi un trattamento. Un altro disturbo del sonno è la narcolessia, forse una di quelle più famose. È una patologia neurologica che si caratterizza principalmente per eccessiva sonnolenza diurna, con attacchi di sonno improvvisi, in questo caso, che si manifestano più volte nel corso della giornata. Le persone che ne soffrono spesso si trovano ad affrontare seri problemi nella vita di tutti i giorni, poiché gli attacchi arrivano senza preavviso e in qualsiasi situazione. Quindi ciò determina ripercussioni in tutti gli ambiti della vita, lavorativa, scolastica e nei rapporti interpersonali, perché si può anche essere percepiti come persone pigre e poco affidabili. Infatti, spesso le persone che soffrono di questa patologia tendono a ridurre drasticamente le attività sociali. Possono evitare di impegnarsi per il timore di addormentarsi o di avere un episodio di cataplessia, che spiegherò dopo. Oppure possono anche sforzarsi di prevenire gli attacchi di narcolessia, esercitando un controllo sulle loro emozioni, il che però può portare ad una perdita generalizzata di espressività e quindi a un'interferenza sulle relazioni sociali. Questi soggetti sono in grado di dormire in qualunque momento e anche in qualunque situazione. E in conseguenza però della profonda sonnolenza può verificarsi un comportamento automatico, cioè il soggetto prende parte a delle attività senza piena consapevolezza. Quindi i soggetti possono anche guidare, conversare e persino lavorare durante questi episodi di comportamento automatico. I sintomi principali della patologia sono eccessiva sonnolenza diurna, cataplessia, allucinazioni, paralisi del sonno. Questo insieme di sintomi costituisce la tetrade della narcolessia. Allora, ovviamente, eccessiva sonnolenza diurna, questo è il primo sintomo a comparire, e mediamente avviene ogni 2 ore. Può capitare di dormire per pochi minuti, ma anche per mezz'ora o più, e al risveglio ci si sente riposati, ma dopo un paio d'ore ci si riaddormenta, inevitabilmente. Gli attacchi di sonno possono essere preannunciati e solo in parte con molta, molta difficoltà procrastinati. Alcune persone non riescono a gestirli. Per quanto riguarda la cataplessia, sono episodi di perdita improvvisa, bilaterale e reversibile del tono muscolare, che durano da secondi a minuti e sono di solito precipitati da emozioni intense e ricorrenti. Ecco perché, come vi avevo detto prima, i narcolettici poi tendono a una perdita generalizzata di espressività, anche per evitare la cataplessia.
Questa spesso si sviluppa diversi anni dopo l'insorgenza della sonnolenza diurna e si manifesta approssimativamente nel 70% dei soggetti con il disturbo. La perdita del tono muscolare della cataplessia può essere sottile e portare a fenomeni come la mandibola cascante, l'abbassamento delle palpebre o ad una caduta del capo o degli arti, quindi non apprezzabili da chi osserva, ma può anche essere drammatica, cioè i soggetti possono lasciare cadere gli oggetti durante il loro trasporto oppure piegarsi sulle ginocchia e cadere a terra. Durante gli episodi di cataplessia sono preservate in pieno la coscienza e la vigilanza. I soggetti infatti possono descrivere chiaramente gli eventi e non presentare confusione prima o dopo l'episodio, però ovviamente non riescono a controllarli. Vi possono appunto essere allucinazioni e per quanto riguarda le paralisi del sonno è una condizione piuttosto spaventosa per chi la vive, che si manifesta a letto, quando il paziente sta per addormentarsi o per svegliarsi, con incapacità di muoversi e di parlare, nonostante si cerchi di farlo. E in questa condizione i soggetti ovviamente riferiscono di sentirsi svegli, ma incapaci di muoversi e di parlare. Penso che tutti noi abbiamo provato questo nei peggiori incubi, quindi provate a pensare invece a una persona che ne soffre costantemente o quasi. Altri sintomi associati sono il sonno notturno disturbato, la cefalea, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia generalizzato. Approssimativamente nel 40% dei soggetti con narcolessia può essere dimostrato appunto un disturbo mentale concomitante, come abbiamo detto prima, disturbo dell'umore e disturbo d'ansia generalizzato. Per quanto riguarda la prevalenza, l'esordio e la diagnosi, la narcolessia colpisce circa una persona su 2000, quindi lo 0,05% all'incirca della popolazione, con distribuzione simile nei due generi, e in genere l'esordio è nell'adolescenza. La diagnosi purtroppo è spesso tardiva e può inizialmente essere scambiata per depressione, epilessia e per altri disturbi psichiatrici. Abbiamo poi un disturbo del sonno correlato alla respirazione, anche di questo prima se ne è un po' parlato. La manifestazione essenziale è un'interruzione del sonno dovuta ad anomalie della ventilazione durante il sonno. Tale condizione può accadere più volte durante la notte, inducendo un sonno ovviamente di scarsa qualità. L'eccessiva sonnolenza è il disturbo più comune lamentato dai soggetti con disturbo del sonno correlato alla respirazione. La sonnolenza risulta dai frequenti risvegli durante il sonno notturno, appena il soggetto tenta di respirare normalmente, ed è più evidente in situazioni rilassate, come quando il soggetto sta leggendo o guardando la televisione. Quando la sonnolenza è estrema, la persona può addormentarsi mentre sta attivamente conversando, o anche mangiando, o passeggiando o guidando, quindi ovviamente diventa anche pericoloso. I sonnellini tendono a non essere riposanti e possono essere accompagnati al risveglio da un mal di testa veramente forte. L'impatto della sonnolenza può essere minimizzato dal soggetto, che addirittura può vantarsi della sua capacità di dormire dovunque e in qualsiasi momento. Il soggetto con disturbo del sonno correlato alla respirazione può lamentare una sensazione sgradevole, localizzata al torace, quindi un senso di ingorgo, di soffocamento, un'ansia intensa concomitante ai fenomeni di apnea o di ipoventilazione. Questi soggetti sono spesso descritti come dormitori senza riposo, quindi non si sentono riposati al risveglio e possono riferire di sentirsi addirittura più stanchi al mattino di quando sono andati a letto a dormire la sera. È comune una secchezza delle fauci, che spesso porta il soggetto a bere molta acqua durante la notte e al risveglio. Possono anche presentare una riduzione della libido e della capacità erettiva. L'apnea notturna può dare origine anche a sbalzi di umore, quindi irritabilità e persino a depressione.
quindi disturbi dell'umore, in particolare disturbo depressivo maggiore e disturbo distimico, come anche i disturbi d'ansia in particolare e il disturbo di panico, sono comunemente associati a questa tipologia di disturbo del sonno. Ha un'insorgenza insidiosa, graduale, progressiva e il decorso è cronico. Sono state descritte tre forme di disturbo del sonno correlata alla respirazione. La sindrome apnoico-ostruttiva del sonno, che è la forma più comune ed è caratterizzata da episodi ripetuti di ostruzione vera e propria delle vie aeree superiori, quindi apnea o ipopnea, durante il sonno. Si verifica quando il tessuto molle nella parte posteriore della gola si rilassa durante il sonno e quindi blocca realmente le vie aeree, interrompendo temporaneamente la respirazione. Di solito compare in soggetti sovrappeso. Poi abbiamo la sindrome apnoica centrale del sonno, che è caratterizzata da episodi di cessazione della ventilazione durante il sonno, quindi apnea o ipopnea, ma senza ostruzione delle vie aeree. Si verifica quando il cervello non riesce a gestire i muscoli che controllano la respirazione e ciò favorisce quindi una respirazione più lenta. Ma chi ne soffre russa raramente, mentre nella sindrome apnoico-ostruttiva del sonno c'è un forte russamento tale che il compagno di letto, quindi può essere marito, moglie o chi che sia, per riuscire a dormire deve andare in un'altra stanza. La sindrome invece ipoventilatoria alveolare del sonno è caratterizzata da una compromissione del controllo della ventilazione, che comporta dei livelli di ossigeno arterioso anormalmente bassi e che peggiorano ulteriormente nel sonno. Per quanto riguarda invece il disturbo del ritmo circadiano del sonno, ovviamente capiamo bene l'importanza del ritmo circadiano che regola i livelli ormonali, il sonno, il metabolismo e per questa ragione deve essere allineato con l'ambiente esterno. Quando questo non accade, appunto, l'organismo ne risente a livello psicofisico. E le persone con i disturbi del ritmo circadiano del sonno hanno difficoltà ad addormentarsi, si svegliano ripetutamente durante la notte, si svegliano pure presto al mattino e non riescono più ad addormentarsi. Vi sono diversi tipi di disturbi del ritmo circadiano del sonno. Abbiamo una sindrome a fase del sonno ritardata, quindi soggetti appartenenti a questo sottotipo, sono cosiddetti chiamati gufi notturni, presentano una capacità normalmente ridotta di anticipare la fase delle ore di sonno veglia. I soggetti quindi interessati lamentano la difficoltà di addormentarsi nelle ore considerate accettabili secondo le convenzioni sociali, ma una volta che hanno iniziato a dormire, dormono tranquillamente. Vi è poi però una difficoltà concomitante a svegliarsi nelle ore stabilite come accettabili dalle norme sociali. E è stato ovviamente questo associato a disturbi depressivi, vengono percepiti come privi e svogliati ed è una patologia che si riscontra soprattutto negli adolescenti e nei giovani, ma non solo. La sindrome di fase del sonno anticipata, quindi vengono chiamati allodole mattutine, si verifica quindi una tendenza ad anticipare di alcune ore gli orari di addormentamento e di risveglio rispetto al setting convenzionale, quindi l'opposto rispetto ai gruppi notturni. Questo disturbo si caratterizza quindi per la comparsa di sonnolenza nelle ore serali con inizio di addormentamento anticipato tra le 18 e le 21 circa e risveglio anticipato però tra l'una e le 3. Questo disturbo è più tipico nei soggetti anziani. Sindrome da jet lag, che si verifica quando il soggetto effettua viaggi che lo conducono ad attraversare almeno due diversi fusi orari. E questo disturbo ovviamente deriva dalla difficoltà del soggetto ad adattarsi rapidamente al nuovo ciclo luce buio, con conseguenti difficoltà di addormentamento, risvegli più frequenti. È associato ad episodio maniacale o depressivo maggiore o anche a un episodio di un disturbo psicotico.
Infine, la sindrome da turnismo, che è stata citata prima, dove, che hanno, ovviamente ce l'hanno i lavoratori che svolgono turni. I lavoratori che svolgono turni, poi soprattutto i turni di notte, svolgono quindi i propri compiti in un momento temporale che è in conflitto con i segnali provenienti dall'orologio circadiano, che propenderebbero invece verso il sonno. Quindi la concentrazione, l'attenzione, la performance e la vigilanza sono spesso compromessi. E questo è spesso associato ad un episodio maniacale o depressivo maggiore, oppure a un episodio di disturbo psicotico. Come vedete, sono tutti i disturbi del sonno o i disturbi dell'umore associati tra di loro. Vediamo velocemente le parasonnie. Le parasonnie sono disturbi caratterizzati da comportamenti anomali o da eventi fisiologici che si manifestano durante il sonno, quindi sono diversi dalle dissonnie. Le parasonnie non comportano anomalie nei meccanismi che generano gli stati di sonno e di veglia e che regolano il ciclo temporale di sonno e di veglia. Piuttosto rappresentano l'attivazione di sistemi fisiologici ad ore inappropriate durante il ciclo del sonno e della veglia. A seconda della fase del sonno in cui si verificano, vengono distinte in due categorie, come abbiamo visto prima, quindi parasonnie del sonno REM e parasonnie del sonno non REM. Per quanto riguarda le parasonnie del sonno non REM, vi sono tre tipi. Allora, abbiamo i risvegli confusionali, il sonnambulismo e i terrori notturni. Queste manifestazioni si verificano più frequentemente entro 1 o 2 ore dall'addormentamento. Un episodio mediamente dura qualche minuto, ma la sua durata può essere molto variabile, da qualche secondo fino anche a 30 minuti. Durante queste manifestazioni si è scoperto che il cervello si trova in una condizione definita di dissociazione, cioè alcune sue regioni apparentemente si svegliano, mentre altre continuano a dormire. Si sveglia quindi la parte più arcaica, quella associata alle nostre emozioni e alla sopravvivenza, mentre la parte razionale, quella legata alla memoria, dormono. E questo spiega perché si possono fare cose irrazionali senza esserne coscienti e non ricordando nulla al mattino seguente. Solitamente le parasonnie del sonno non REM insorgono in età infantile e tendono a ridursi o scomparire con l'età adulta. Vediamo un attimo, i risvegli confusionali sono ovviamente episodi di risveglio parziale e non associati a deambulazione. Il sonnambulismo sono episodi caratterizzati da comportamenti automatici più o meno complessi, come camminare, mangiare, bere, addirittura uscire di casa. Tutto ciò, come ho detto prima, senza che al mattino si ricorda nulla di quanto accaduto. Il sonnambulismo può provocare disagio clinicamente significativo o menomazione del funzionamento sociale e lavorativo o di altre aree importanti, perché i soggetti possono evitare situazioni che potrebbero rivelare il loro comportamento ad altri. E in conseguenza di ciò si possono avere isolamento sociale e difficoltà lavorative. Negli adulti può essere associato a disturbi di personalità, disturbi dell'umore e disturbi d'ansia. Per quanto riguarda invece i terrori notturni, abbiamo episodi di risvegli parziali, spesso ad esordio improvviso, con espressione di terrore, ma terrore puro. Quindi durante un episodio tipico il soggetto si mette bruscamente a sedere sul letto gridando o in preda al pianto con un'espressione terrorizzata e segni neurovegetativi di intensa ansia, ad esempio tachicardia, tachipnea, vampate cutanee, sudorazione, dilatazione delle pupille, aumento del tono muscolare, quindi vero e proprio terrore. Questi episodi di terrore ovviamente causano disagio clinicamente significativo e menomazione del funzionamento sociale e lavorativo, perché i soggetti possono anche in questo caso evitare situazioni nelle quali altri potrebbero rendersi conto del disturbo, come ad esempio andare in campeggio, far visita agli amici di sera o dormire con i compagni. Per quanto riguarda le parasonnie del sonno REM, sono manifestazioni motorie complesse
che si verificano durante appunto il sonno REM e comprendono il disturbo comportamentale e il sonno REM. I pazienti riferiscono sogni a contenuto negativo che si agiscono vero e proprio, quindi compiendo azioni violente che possono assumere caratteristiche di aggressività, ad esempio verso il proprio partner di letto. Paralisi del sonno, quindi incapacità di svolgere qualsiasi attività motoria volontaria, si ha proprio la percezione di essere completamente immobilizzati, nonostante il soggetto sia completamente cosciente. Incubi notturni, quindi la caratteristica essenziale ovviamente del disturbo dei incubi notturni è il ripetuto manifestarsi di sogni terrifici che portano al risveglio del sonno. Il soggetto è completamente rigido al risveglio e questi sogni terrifici o interruzioni del sonno conseguenti al risveglio provocano nel soggetto un grave stress e quindi poi, come negli altri casi, un cattivo funzionamento nell'area sociale e lavorativa. Perciò concludo facendo qualche riflessione sulle correlazioni che comunque si sono evinte tra i disturbi dell'umore e i disturbi del sonno. I disturbi del sonno sono manifestazioni comuni di altri disturbi mentali. Una diagnosi aggiuntiva di insonnia e ipersonnia correlati ad un altro disturbo mentale viene fatta solo quando l'alterazione del sonno è una levantata predominante ed è sufficientemente grave da giustificare un'attenzione clinica indipendente. I soggetti con questo tipo di insonnia o ipersonnia di solito focalizzano la loro attenzione sulla loro alterazione del sonno, trascurando i sintomi caratteristici del disturbo correlato, come abbiamo già visto prima. Quest'ultimo potrà quindi essere svelato solo dopo specifiche e ripetute domande. Non infrequentemente, infatti, essi attribuiscono i loro sintomi di disturbo mentale al fatto che hanno dormito poco, quindi lo mettono proprio in secondo piano il loro disturbo mentale. Molti disturbi mentali possono alle volte comportare, come abbiamo visto, insonnia e ipersonnia come problema predominante, quindi soggetti con disturbo depressivo spesso lamentano difficoltà ad addormentarsi o a restare addormentati, oppure lamentano di svegliarsi presto al mattino e di non poter ritornare a dormire. L'ipersonnia invece è più spesso associata a disturbo bipolare dell'umore. Il decorso dei disturbi del sonno correlati ad un altro disturbo mentale generalmente segue lo stesso decorso del disturbo mentale sottostante. Quindi il disturbo del sonno può essere uno dei sintomi precoci ad apparire nei soggetti che svilupperanno in seguito un disturbo mentale associato e in molti soggetti con depressione, particolarmente in quelli trattati con farmaci, il disturbo del sonno può migliorare rapidamente e spesso più rapidamente degli altri sintomi del disturbo mentale sottostante. D'altra parte, altri soggetti presentano insonnia persistente o intermittente persino dopo la remissione degli altri sintomi del loro disturbo depressivo maggiore. I soggetti con disturbo bipolare, invece, hanno sintomi correlati al sonno caratteristici a seconda della natura dell'episodio in atto, quindi durante gli episodi maniacali i soggetti sperimentano iposonnia, benché raramente essi si lamentano della loro incapacità a dormire. D'altra parte, invece, questi soggetti possono avere un disagio notevole da ipersonnia durante gli episodi depressivi maggiore. Quindi, in conclusione, l'unica cosa di cui tutti parliamo è il nostro sintomo. Questa è una frase di Jacques Lacan. Però il bravo analista ascolta, quindi ascolta ciò che viene riportato, perciò il sintomo, ma va oltre il sintomo riportato per vedere cosa si nasconde dietro e quindi creare e curare il reale disturbo. Ecco, riusciamo a riattivare i microfoni. Grazie dottoressa del suo intervento, è stata esaustiva
e mi spiace non ci siano domande, anche perché l'ora chiaramente non consente a molti di essere collegati, ma ricordiamo tutti che questo webinar rimarrà online e quindi sarà possibile rivederlo. Postate pure le domande, così come è stato fatto anche per il dottor Migliaccio, e per i prossimi webinar cercheremo di recuperare anche quello che magari volete chiedere e in questo momento non riusciamo magari a far passare. Comunque arrivano i ringraziamenti, la ringrazio nuovamente anche per il suo contributo, che è già stata con noi altre volte. Grazie davvero, e farei entrare anche se possibile in regia, poi le lascio per il saluto, anche la dottoressa Maria Tavano, che è la prossima relatrice. Buonasera dottoressa. Buonasera a voi. Grazie anche a lei, benvenuta. Intanto arrivano complimenti per la dottoressa Perego, che appunto ricorda essere psicologa clinica specializzata appunto nella cura dei nuovi sintomi, anoressia, bulimia, attacchi di panico e depressione. Ha anche esperienza sulla parte giovanile, se non erro anche ha trattato le parti adolescenziali e anche ha lavorato con bambini anche in cliniche importanti. Quindi la ringrazio nuovamente e la lascio ai saluti. Grazie a voi, gentilissimi come sempre, spero di partecipare al vostro prossimo webinar, che è sempre molto interessante. Grazie mille, seguiteci perché anche domani sera ci sarà un webinar e il nostro presidente farà l'apertura dei lavori. Grazie dottoressa Perego. Grazie a voi. Allora vi presento la dottoressa Maria Tavano, che tratterà gli aspetti genetici ed epigenetici del legame con il microbiota e i disturbi dell'umore, quindi un argomento molto interessante. La dottoressa Tavano tra l'altro è membro della commissione genetica Lombardia dell'Ordine dei Biologi, ha conseguito una laurea specialistica in scienze molecolari e biomediche e attualmente lavora in un laboratorio anche di analisi specializzata in microbiologia, se non erro. Quindi sì. Grazie mille ancora della disponibilità e scusi anche per l'attesa, siamo andati oltre l'orario e le aspettative. Però cercherò di essere sintetica. È molto interessante, prenda pure il tempo che vuole, come è corretto anche per gli altri. Mi dispiace aver tagliato un pochino prima il dottor Migliaccio, che però sarà con noi nuovamente, faremo un webinar dedicato perché abbiamo tante domande che sono rimaste indietro. Lascia lei la parola, grazie ancora. Benissimo, grazie a voi. Allora, parleremo degli aspetti genetici, epigenetici e del legame con il microbiota nei disturbi dell'umore. E qualche cenno di natura generale: i disturbi dell'umore rappresentano la più comune patologia psichiatrica dell'età adulta, le forme depressive sono difficili da diagnosticare anche perché in un gran numero di casi i pazienti sono i primi a rifiutare la loro condizione. Spesso trascorrono mesi fra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico. Sappiamo che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2030 sarà la malattia cronica più diffusa. E sorvolerò sulla classificazione che è stata ampiamente ed egregiamente descritta dalla collega che mi ha preceduto. Vediamo quelli che sono da un punto di vista epidemiologico le caratteristiche delle due grandi suddivisioni delle patologie depressive, da una parte la depressione unipolare, dall'altra i disturbi bipolari. Per quanto riguarda la prevalenza, la depressione, la malattia unipolare si assesta fra la popolazione generale circa al 10%, con un rapporto maschi-femmine di 1 a 2. Abbiamo in questo caso solo episodi depressivi, la prognosi è buona, specie per le forme non cronicizzate, e il trattamento viene eseguito con farmaci antidepressivi. Per quanto riguarda i disturbi bipolari, parliamo di patologie comunque rare nella popolazione generale, si assesta intorno all'1%, rapporto femmine-maschi di 1 a 1. Abbiamo un'alternanza di fasi maniacali e fasi depressive, la prognosi in questo caso non è eccellente e il trattamento utilizzato è quello basato su farmaci stabilizzatori dell'umore. I sintomi della malattia depressiva, come abbiamo avuto modo di ascoltare anche precedentemente, coinvolgono l'umore, sintomi fisici come la perdita di sonno e la cognizione. Ad oggi è accertato che fra le cause scatenanti le patologie depressive ci sono sia fattori biologici che psichici, ambientali e genetici.
come possiamo vedere dal grafico, quindi nella depressione, nella patologia depressiva intercorrono diversi fattori che rapidamente prenderò in esame. Abbiamo parlato di fattori ambientali psicologici come la relazione madre-neonato, l'ambiente familiare disturbato, esperienze precoci di perdita, abusi ed eventi di vita come i lutti. Fra i fattori ambientali sociali annoveriamo la classe socio-economica, l'urbanizzazione, il supporto sociale, l'emigrazione e anche le convinzioni sulla malattia mentale. Arriviamo adesso ai fattori biologici. Dobbiamo distinguere tre grandi categorie fattoriali: fattori biochimici, le basi neurofunzionali e le ipotesi di natura neuroendocrina. Per quanto riguarda i fattori biologici, parliamo di un disequilibrio di alcuni neurotrasmettitori, fra cui la serotonina, la noradrenalina e la dopamina. Per quanto riguarda invece le basi neurofunzionali, diversi studi mettono in evidenza come i disturbi dell'umore siano associati ad alterazioni dell'anatomia e della funzionalità di specifiche regioni cerebrali. In particolar modo parliamo dell'amigdala, dell'ippocampo e della corteccia prefrontale. Nell'ipotesi di natura neuroendocrina sono stati condotti diversi studi che mettono in evidenza come nei soggetti affetti dalle forme più gravi di disturbi dell'umore, come il disturbo, la DDM, il disturbo depressivo maggiore, vi siano alti livelli ematici di cortisolo, ormone implicato nella risposta allo stress. Adesso veniamo a quelli che ci interessano al momento più da vicino, i fattori genetici che sono appunto anch'essi responsabili delle patologie depressive. Numerosi studi hanno mostrato che un soggetto i cui genitori soffrono o hanno sofferto di depressione presentano un maggior rischio, da 2 a 4 volte superiore alla media, di soffrire anch'essa di depressione nel corso della sua vita, suggerendo quindi l'esistenza di una vulnerabilità genetica. Fattori genetici risultano importanti in numerosi casi depressivi. Prendiamo in considerazione gli studi effettuati sui gemelli monovulari e anche su quelli che sono i gemelli biovulari. Se un gemello monovulare soffre di depressione, vi sono il 70% di probabilità che anche l'altro gemello ne soffra. I parenti di primo grado di una persona che soffre di depressione hanno il 15% di probabilità di ammalarsi. Quindi possiamo vedere come la presenza di una componente genetica dei disturbi dell'umore si può essere ed è stata suggerita in primo luogo dall'osservazione di una aggregazione familiare. Tuttavia, è bene sottolineare come la concordanza non al 100% nei gemelli monozigoti implica che ci siano altri fattori, ossia ambientali, oltre a quelli genetici, che influenzano l'espressione delle sindromi affettive. Inoltre, dobbiamo considerare il coinvolgimento di numerosi geni che codificano per il trasporto della serotonina, che intervengono nel funzionamento, nella crescita e nella sopravvivenza dei neuroni. Sono questi definiti come geni di suscettibilità, cioè geni che determinerebbero una vulnerabilità del sistema nervoso che si traduce in un alterato equilibrio dei neurotrasmettitori. Fra questi geni citeremo il gene SERT, che codifica per il trasportatore della serotonina, e il BDNF, o fattore neurotrofico cerebrale. Recentemente è stata identificata anche una mutazione nel gene DAT,
GABAT, trasportatore della dopamina, specificamente associata al disturbo bipolare, ma non alla depressione. Vediamo rapidamente in dettaglio, torniamo indietro, le caratteristiche di SERT. SERT, il trasportatore della serotonina, è codificato da un unico gene localizzato sul cromosoma umano 17 e comprende 14 esoni. Il codon d'inizio, lo start codon, è situato nell'esone 2. La proteina è codificata a partire dalla sequenza nucleotidica che va dall'esone 2 all'esone 14. Il SERT è una proteina molto importante per il controllo della concentrazione extracellulare della serotonina e soprattutto per lo spegnimento del segnale serotoninergico. Il gene SERT, il primo segmento di questo gene presenta due varianti dell'esone codificante per un pre-RNA messaggero che successivamente può subire due splicing alternativi con formazione di due diverse specie molecolari di RNA messaggero. A partire dal primo intone, il gene è caratterizzato dall'alternarsi di 13 esoni e 12 introni. Il gene SERT presenta diversi tipi di polimorfismi, in particolar modo parliamo di polimorfismi con mutazione della sequenza codificante per la proteina, polimorfismi sinonimi e polimorfismi regolatori. Ci soffermeremo sui polimorfismi regolatori. Innanzitutto sono quelli più diffusi. E poi perché polimorfismi regolatori sono polimorfismi funzionali che regolano il livello di espressione dei geni. La regione promoter del gene SERT presenta una sequenza di 20-23 paia di basi che viene ripetuta in tandem da 14 a 22 volte, generando il polimorfismo denominato 5-HTTL-PR. Vedremo adesso nello specifico l'importanza di questi polimorfismi. Gli alleli più frequenti contengono 14 o 16 ripetizioni e prendono il nome rispettivamente di allele corto e lungo, CHT, TLPR. Le due diverse varianti alleliche sono in grado di interferire con l'attività trascrizionale del promotore. La condizione di omozigosi per la variante corta e l'eterozigosi si associano ad una ridotta attività trascrizionale che comporta minore espressione della proteina e minore efficacia nella ricaptazione della serotonina. Differenze nell'espressione e nella funzione di SERT sono state associate al comportamento aggressivo impulsivo, ai disturbi ossessivo compulsivi, ai disturbi bipolari, agli attacchi di panico e alla depressione. L'allele S del polimorfismo è più frequente nei pazienti che soffrono di disturbi bipolari e di disturbi dell'umore bipolari unipolari rispetto ai controlli sani. I polimorfismi nel gene del trasportatore della serotonina potrebbero influenzare la risposta antidepressiva ai farmaci inibitori selettivi della serotonina, consentendo in questo modo di ridefinire la selezione farmacogenetica del trattamento antidepressivo. Adesso parleremo del BDNF, che rappresenta l'altro gene estremamente importante e anche molto studiato per quanto riguarda la sua, nel favorire lo sviluppo, quindi una certa vulnerabilità genetica alla predisposizione delle sindromi depressive. Il BDNF è un polipeptide costituito da due catene di 119 amminoacidi, appartiene alla famiglia delle neurotrofine, è dosabile nel circolo ematico grazie al rilascio dai depositi piastrinici durante i processi di attivazione e induce lo sviluppo, la sopravvivenza e la funzionalità neuronale.
I recettori per il BDNF sono recettori tirosinochinasici localizzati sulla superficie delle cellule neuronali e il legame ligando-recettore determina l'attivazione di una cascata del segnale cruciale nella formazione e nella plasticità delle reti neuronali, quindi parliamo della cosiddetta neurogenesi. Varianti genetiche e mutazioni nei geni neurotrofici come il BDNF influenzano l'attività sinaptica. Nei pazienti con polimorfismo MET66-BDNF, vale a dire pazienti che hanno in posizione 66 su questo gene una sostituzione dell'aminoacido valina con l'aminoacido metionina, si è notato che possiedono un ridotto volume dell'ippocampo e una ridotta plasticità neuronale, associati spesso a episodi di depressione a causa di una ridotta espressione di BDNF. Il valore plasmatico del BDNF può essere inoltre considerato un biomarker potenzialmente utile nello studio e nella valutazione clinica della patologia depressiva, consentendo in questo modo allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche. Adesso veniamo al nesso esistente fra l'epigenetica e la depressione. Possiamo affermare con tutta sicurezza che la depressione è un disturbo multifattoriale e poligenico, legato cioè all'interazione fra ambiente, esperienze personali e un elevato numero di geni. I meccanismi epigenetici sono in grado di modulare l'espressione genica attraverso tre particolari meccanismi: la metilazione del DNA, modificazioni post-trasduzionali delle proteine istoniche e la regolazione post-trascrizionale dell'espressione genica. Vediamo il comportamento del gene BDNF in presenza di un evento stressante come appunto qual è appunto l'evento epigenetico. In condizione di normalità il BDNF promuove la vitalità dei neuroni del sistema nervoso centrale. In condizione di stress il gene può essere represso. Vediamo quindi l'importanza dello stress, come agisce questo evento epigenetico sull'espressione genica del BDNF. Così come il SERT, il trasportatore della serotonina, è in grado di subire metilazione. Sappiamo che il trasportatore della serotonina e la sua regione polimorfica, di cui abbiamo parlato precedentemente, sono ormai pienamente riconosciuti come modulatori del legame fra lo stress di vita e la depressione. Studiando in vivo l'espressione di SERT in campioni di cellule di sangue periferico, è stato valutato se i cambiamenti indotti dall'ambiente siano mediati da modificazioni epigenetiche. In accordo con la letteratura internazionale sono emerse strette correlazioni tra variazioni polimorfiche di SERT e cambiamenti ambientali, in particolar modo stress precoci e traumi prenatali. I polimorfismi nel gene SERT, quindi, potrebbero influenzare la risposta antidepressiva ai farmaci inibitori selettivi del reclutamento della serotonina. E la conferma di queste scoperte preliminari permetterebbe di ridefinire la selezione farmacogenetica del trattamento antidepressivo. Allora, vediamo adesso il nesso esistente fra microbiota e disturbi dell'umore. Diciamo che fra i diversi fattori di tipo fisiologico che possono contribuire ai cambiamenti nelle funzioni cerebrali associate alla depressione vi è l'asse intestino-cervello. In particolar modo la depressione sembrerebbe associata ad alterazioni nella
la composizione del microbiota intestinale, che costituisce l'insieme di microorganismi, prevalentemente batteri, che si trovano nel nostro intestino. In caso di depressione, la ricchezza, in presenza di patologie depressive, la ricchezza e la varietà del microbiota risultano notevolmente ridotti. Queste alterazioni influiscono sullo stato dell'umore attraverso sia il sistema immunitario, ma anche attraverso il sistema neuroendocrino e quello neuronale, e soprattutto in quest'ultimo caso, come vediamo nello schema presente sullo slide, nella slide, tramite il nervo vago e la modulazione di neurotrasmettitori come la serotonina, la noradrenalina e la dopamina. Quindi non si tratta di una comunicazione unidirezionale, ma di uno scambio reciproco fra cervello e intestino, quindi si influenzano assolutamente a vicenda. Il quesito principale su cui attualmente la ricerca scientifica sta dibattendo riguarda il nesso proprio causale fra l'alterata composizione del microbiota e le modificazioni cerebrali. Diversi studi hanno avanzato due ipotesi. Gli stati depressivi preesistenti inducono modificazioni nella varietà del microbiota, peggiorando il quadro depressivo. L'altra ipotesi, quella che vede le modificazioni nella composizione del microbiota precedere le alterazioni nei livelli dei neurotrasmettitori, favorendo l'insorgenza della depressione. Sono stati fatti, eseguiti studi preclinici che indicano l'influenza proprio del microbiota sul sistema nervoso centrale, e un nuovo studio pubblicato su Nature Microbiology ha dimostrato che nelle persone che soffrono di depressione alcune specie batteriche come i Coprococcus e gli Alister sono notevolmente ridotti, e l'associazione fra composizione del microbiota e depressione esiste ed è stato dimostrato proprio su due campioni indipendenti di oltre 1000 persone ciascuno. Uno studio pubblicato su un'altra rivista di notevole impatto suggerisce che i pazienti affetti da depressione sono caratterizzati da alterazioni del microbiota intestinale che potrebbero facilitare la diagnosi stessa di questa patologia. Si sa ancora poco su quali siano i microorganismi, i batteri intestinali che differiscono fra persone sane e pazienti con questa determinata patologia. Per tracciare un quadro più preciso dei microorganismi presenti nell'intestino degli individui affetti da disturbi depressivi maggiori, un team di ricercatori dell'università medica presente in Cina ha analizzato 311 campioni fecali raccolti da 156 persone con disturbo depressivo maggiore e 155 individui sani. E in questo studio i ricercatori hanno identificato 47 specie batteriche la cui abbondanza differisce in maniera significativa nelle persone con depressione maggiore rispetto agli individui sani. In particolar modo nei pazienti con disturbo depressivo maggiore sono stati riscontrati livelli più alti di 18 specie batteriche, inclusi microrganismi appartenenti al genere Bacteroides, e livelli più bassi di 29 specie, fra cui Eubacterium e Blauzia. Quindi una maggiore abbondanza di Bacteroides e livelli ridotti di Blauzia nel microbiota intestinale potrebbero spiegare perché le persone depresse tendono ad avere livelli elevati di citochine e di relativa infiammazione associata rispetto alla popolazione generale. Successivamente lo stesso team di ricercatori ha analizzato le molecole prodotte dal microbiota intestinale dei due gruppi di partecipanti allo studio e sono stati così identificati 16 metaboliti più abbondanti e 34 meno abbondanti nelle persone con depressione rispetto ai controlli sani.
La maggior parte di questi metaboliti è risultata coinvolta nel metabolismo di molecole, fra cui l'acido gamma-aminobutirrico, GABA, che sappiamo essere il principale neurotrasmettitore inibitorio del sistema nervoso centrale del cervello umano. Quindi possiamo, in conclusione, affermare che sicuramente il microbiota intestinale è associato a una vastità di disturbi, incluse le patologie che coinvolgono il sistema nervoso centrale. I risultati, inoltre, di diversi studi suggeriscono che la depressione, abbiamo parlato di disturbi depressivi, del disturbo depressivo maggiore, è caratterizzato da alterazioni del microbiota intestinale che possono facilitare la diagnosi di questo disturbo mentale e favorire in questo modo lo sviluppo di biomarcatori in grado di distinguere i soggetti con depressione dai controlli sani e nell'ambito dell'indagine diagnostica poter testare la presenza di molecole all'interno del microbiota intestinale. Possiamo asserire con assoluta certezza l'esistenza dell'associazione fra composizione del microbiota e depressione. Grazie dell'attenzione. Grazie dottoressa, è stata veramente veramente interessante, brava e soprattutto ha tenuto anche i tempi, quindi cioè, incredibile, veramente, seppur in chiusura, infatti passano anche complimenti. Grazie. L'orario, ripeto, magari non consente di fare tante domande, postate le domande per la dottoressa Tavano, gliele faremo pervenire e riposteremo la risposta proprio nel webinar qui in questo e anche in quelli successivi. Dottoressa, io la ringrazio, rimanga con me in studio per la chiusura. Grazie a voi. È stata davvero chiara anche nell'esposizione e so che ci sono già dei colleghi che hanno scritto anche in altre attività e in un altro gruppo chiedendo proprio la possibilità di approfondire quello che è l'argomento che ha portato avanti lei. Quindi veramente la ringrazio. Mi fa molto piacere, grazie per l'attenzione. Grazie a lei e saluto tutti quanti i colleghi che ancora sono connessi, perché non sono pochi comunque, sono ancora decine e decine i colleghi connessi, seppur siamo in tarda serata, e ringrazio tutti voi per averci seguito. Vi ricordo i prossimi appuntamenti: domani sera ci sarà una diretta lampo con il presidente su nutrizione, sport, kinesiologia, una bomba. Partirà domani la comunicazione, quindi vi do questa spoilerata, ma non vi dirò tutto, e aprirà i lavori il nostro presidente, il senatore D'Anna. Grazie a tutti dall'Ordine Nazionale dei Biologi e alla prossima. Buona serata.